Prima per farvi vedere come ballo, com'è il mio ballo del pinguino. Yeah. Ok, dai, parte gli scherzi, abbassiamo subito la musica, che va bene, ma fino a un certo punto. Ok, sono io per ora. Adesso sta per arrivare pochissimo, sta per arrivare anche Seguar, che sta preparando le ultime chicche. Ragazzi, ha preparato delle chicche Seguar che non potete nemmeno immaginare. Nel frattempo, benvenuti a tutti quelli che sono qui, benvenuti anche a coloro che hanno nel frattempo lasciato un follow da stamattina. Praticamente è arrivato Shirox, è arrivato X Oblivio, è arrivato Thunderwiller 91, e grazie mille per il follow, per essere passati, benvenuti a chi già c'è. Seguar, io intanto so che tu mi ascolti, so che invece io ancora non ascolto te. Io intanto ti darei il volume, quindi ti tolgo il mute, così quando tu puoi iniziare a parlare anche se vuoi, e quando tu mi dirai guarda ci sono pronto, ti metto pure in webcam. E sono stato volumato? Insieme. Sì. Mi avete concesso il dono della parola. Esatto, ti ho concesso il dono della parola per grazie. Questa volta, quindi mi raccomando occhio a quello che dici oggi. E grazie. Esatto. Datemi ancora qualche minuto per cortesia. Sì. Quando ti dici tu, ti darò anche il dono del video, del vedere il tuo bel visino. Allora, perché siamo qui oggi? Prima di tutto iniziamo con un po' di cose, giustamente. Siamo qui oggi per capire, secondo noi, secondo Seguar, ma anche secondo i numeri, magari statistiche, insomma anche le opinioni personali, che cosa può succedere ai playoff. Perché oggi torna oggi il PG Nationals Spring Split 2020 con i quarti di finale. Settimana scorsa si è svolta l'ultima settimana di regular season, l'ultima settimana che è stata una super week, tra l'altro, quindi tre partite sostanzialmente in un'unica settimana per ogni squadra, e abbiamo avuto le posizioni definitive della classifica. Ultimi due posti per Team Clash Forge e MOBA Rogue, settima e ottava rispettivamente, che quindi dovranno lottare nel prossimo promotion per cercare di mantenere il primo posto all'interno del PG Nationals. E mentre ai primi due posti YDN e Outplayed, YDN primi, Outplayed secondi. Cosa implica questa cosa? Implica che le prime due squadre, per come è strutturato il formato del PG Nationals, sono già volate direttamente in semifinale e aspetteranno i vincitori dei quarti di finale. Prima di procedere a capire chi saranno le squadre dei quarti di finale e come è venuta la scelta, vorrei solo informarvi sul fatto che come funzionerà dopo invece per la semifinale, ovvero gli YDN giocheranno contro la squadra che uscirà dai quarti di finale che si era piazzata più in basso in regular season. Così è magari un po' difficile, un po' complesso da spiegare, ma con gli esempi si capisce subito e ora li faremo, mentre gli Outplayed giocheranno ovviamente con l'altra squadra. I quarti di finale tra chi saranno? I Raccoon terzi hanno avuto la possibilità, la facoltà di scegliere, in virtù proprio del loro terzo posto, di scegliere
contro chi giocare fra la quinta e la sesta. I SM è possibile perché sono 1-1 con i Raccoon, probabilmente ci sarebbe stato uno spareggio in realtà tra Raccoon e SMS. È una cosa molto contorta perché gli SMS ovviamente stanno 1-1 con tutti, o quasi, perché tranne con Mobarogue e Clash Forge, se non ricordo male, perché praticamente hanno, nel girone di ritorno hanno fatto il devasto. Quindi facciamo un attimo, finiamo un attimo questo recap veloce. I Raccoon, dicevo, hanno avuto la possibilità di scegliere fra la quinta e la sesta classificata contro cui giocare nei quarti. Con lo stesso Seguar settimana scorsa e anche con Koki avevamo ipotizzato che questa quarto di finale sarebbe potuto essere quello fra Raccoon e Sparks, cioè che vedendo lo stato al momento di forma non esaltante degli Sparks, Raccoon avrebbe potuto scegliere probabilmente i Campus Party Sparks, cosa che non è venuta. Invece Raccoon hanno scelto di giocare contro i Cyberground Gaming. Ciò comporta automaticamente che gli SMS giocheranno contro i Campus Party Sparks in una sfida molto sentita. Tra l'altro è stata la finale dello Spring Split dell'anno scorso, quindi esattamente un anno fa queste due squadre si giocavano la finale. Oggi invece si giocheranno addirittura il quarto di finale, quindi già i quarti di finale una delle due non sarà più all'interno del torneo, del campionato. Dall'altra parte invece, cosa significa? Che se i Raccoon ad oggi vincono, per quanto riguarda il discorso degli YDN, giocano contro quello che aveva il seed più alto, il seed più basso in regular season e bla bla bla, i Raccoon, se vincono i Raccoon giocano automaticamente, giocheranno sicuramente al 100% contro gli Outplayed, per automatismo del sistema di scelta degli avversari in semifinale. E a quel punto la vincente, qualunque sia, fra Samsung Morningstars e Campus Party Sparks, giocherà contro gli YDN. Se invece tra Raccoon e Cyberground a vincere dovessero essere i Cyberground, a quel punto i Cyberground giocheranno automaticamente contro gli YDN e la vincente fra Samsung Morningstars e Campus Party Sparks giocherà invece contro gli Outplayed, che aspettano appunto in semifinale. Questo è più o meno l'andamento di quello che ci sarà. Iniziano oggi Crose, questa sera a partire dalle 6 iniziano i playoff, i quarti di finale. Proprio per questo noi siamo qui oggi, per capire immediatamente, proprio fresco, per far capire subito secondo noi che cosa succederà. Oggi alle 6 ci sono i quarti di finale. Volevo anche sottolineare che non è ancora chiaro quando invece si disputeranno le semifinali e le finali, perché ricordiamo che sulla carta si sarebbero dovuti disputare in occasione del Cartoon Mix nella PG Arena, che era stata allestita, probabilmente penso fosse quasi pronta. Non credo Atex, non credo Crose, perché sono due best of three, quindi finiranno presto, ma esiste il multi-twitch. Grazie Taba nel frattempo per il follow. Taba ti saluta Seguer, credo, no, non lo so. Sì, molto volentieri. Esatto, allora questo l'ho detto io, il prossimo è tuo. Ok, non sto guardando, scusami, perché sto... Tranquillo. Sto ancora facendo tutti quei dati che ti stavo dicendo. Non ti preoccupare, finisci così poi abbiamo un bel materiale da poter analizzare, da poter utilizzare. Stavo dicendo, si sarebbe dovuto disputare semifinali e finali dal vivo al Cartoon Mix nella PG Arena, che suppongo fosse praticamente ormai pronta. Tuttavia, a causa dell'emergenza del coronavirus, il Cartoon Mix sappiamo che è stato rinviato e sarà disputato come fiera, si terrà contestualmente insieme alla Milan Games Week, tra l'altro si sarebbe dovuta tenere nello stesso posto dal 13 al 15 marzo. Ora non sappiamo se le date 13-15 marzo rimarranno immutate. Abbiamo analizzato l'altra volta anche il fatto che probabilmente quello che si disputerà sarà un torneo online tra semifinali e finali, e cerchiamo di spiegare anche subito il perché. Non è tanto la paura del coronavirus e altro, ma sostanzialmente per tutelare giustamente in anteprima i propri giocatori, le squadre hanno comunque dato la facoltà ai giocatori, chi volesse, di poter tornare a casa e di non rimanere nelle varie gaming house per chi le aveva. Gli altri ovviamente erano già a casa e senza problemi, ma molti giocatori sono tornati a casa. Il problema adesso si pone in particolare per i giocatori stranieri, perché i paesi
europei, internazionali, inutile dirlo, perché comunque i giocatori che giocano al PG Nationals stranieri sono tutti europei sostanzialmente. I giocatori dei paesi europei, i paesi europei all'infuori dell'Italia, stanno sconsigliando, alcuni addirittura vietando i viaggi verso l'Italia. Quindi alcuni giocatori che magari dovessero, se l'organizzazione dovesse decidere di sputare comunque le finali live a porte chiuse magari, ma live, metterebbe in difficoltà molte squadre, perché molti giocatori magari, alcuni sarebbero impossibilitati a venire in Italia proprio per questo discorso dei viaggi vietati o sconsigliati. Altri, una volta venuti in Italia, non hanno nessuna garanzia di poter tornare a casa, di poter tornare nel proprio paese, perché o bloccati in partenza o addirittura bloccati all'arrivo, nel senso che quando arrivano, tornano nel proprio paese, potrebbero anche, anche senza sintomi, senza niente, potrebbero anche essere trattenuti per 2 settimane in quarantena, nella attesa che si che rischia il tutto e si abbia la certezza che nessuno di loro è portatore di questo coronavirus. Il che quindi risulta chiaro che, nonostante possa dispiacere, e io sono il primo che davvero si dispiace, perché porca miseria, ci vuole una sfiga pazzesca, perché finalmente avremmo avuto la possibilità di avere due, o meglio, cioè sia le semifinali che le finali, 4 partite dal vivo, al PG Nationals, che non si vedeva, se non sbaglio, dal secondo split del 2018, in cui dal Summer 2018 non si vede, perché tutto il 2019 si era disputata solamente la finale in live. Adesso finalmente c'è la possibilità di avere sia semifinali che finali, 3 giorni tra l'altro, perché sarebbero state il 13 una semifinale, il 14 una semifinale, il 15 la finale. Dispiace, adesso ovviamente ci vuole sfiga, però è ovvio che il primo obiettivo in ogni caso degli organizzatori, così come delle squadre, è tutelare la salute dei propri giocatori. Su questo c'è, è immancabile, non c'è davvero poco da fare su questo. E quindi è ovvio che, credo che sia abbastanza ovvio e palese, che alla fine si arriverà a un torneo disputato online. È ovvio che è inutile pensare di poterlo spostare, perché parliamoci che non sappiamo quando questa emergenza finirà in realtà, quindi non ha molto senso spostarlo più in là se non sai se più in là effettivamente lo potrai fare. Che fai, lo sposti a fra 2 settimane, e poi fra 2 settimane sei comunque nella situazione precedente e lo devi fare comunque online? Allora a quel punto si fa. Ricordiamoci che dobbiamo mandare delle squadre a fare altre competizioni. Esatto, tra l'altro ci sono anche altre cose da fare, non è che c'è solo quello ovviamente, quindi... In ogni caso il discorso c'è anche chi dice ma tanto c'è il tempo per l'EU Masters. Ma fino a un certo punto c'è tempo per l'EU Masters, perché comunque l'EU Masters, se non sbaglio, inizia inizio aprile o verso il massimo 10 aprile, se non sbaglio, non più di quello. Ma in ogni caso la devi preparare il team, devi preparare la squadra, non ha senso fare la finale il 9 marzo e il giorno dopo ricominci l'EU Masters, anche perché il discorso è anche un altro. Riot Games, come ha sottolineato Marco Sano su Twitter, ha dato a ogni IRL, cioè ogni European Regional League, ogni organizzatore di European Regional League, una deadline esatta, precisa, entro cui devono consegnare il nome della squadra che parteciperà all'EU Masters in rappresentanza della nazione, in questo caso in rappresentanza dell'Italia, che se non sbaglio è addirittura a fine marzo questa deadline, quindi non si può andare oltre. Sarebbe anche inutile. Metti che poi c'è un altro imprevisto qualsiasi che potrebbe fartelo slittare. Meglio non rischiare, pazienza per tutti. Tanto ormai il Cartomix è andato, si fa online e pazienza. Tanto il tournament non lo abbiamo. Sì, mancherà il pubblico dal vivo, verissimo. Mancherà probabilmente un po' di scenografia, l'ingresso dei giocatori. Ma io sono sicuro che in questo modo, in questo caso comunque, PG, secondo me, riuscirà comunque, non dico a sopperire del tutto alla differenza fra un evento live e online, è chiaro, non è impossibile, ma farà di tutto per creare dei contenuti comunque che possano, non dico non far rimpiangere, ma in qualche modo far dimenticare almeno per qualche minuto che è solamente un evento online. Assolutamente, ma onestamente dai, questa è la cosa giusta da fare, sì, non si può fare giusta, altrimenti. No, non penso che ci sia, non so se avete già ricevuto... Vabbè, tu non penso, non so se ti comunicano comunque anche il resto del torneo. In genere sì, però oggi non ho verificato, okay. Se non può essere che sia stato mandato oggi. Io credo che alla fine oggi in streaming annunceranno qualcosa, perché
alla fin fine cioè, ci siamo, nel senso bisogna anche un attimo capire le tempistiche, magari le squadre sono già state avvisate precedentemente, però anche ovvio che spero che anche il pubblico in sé non venga tenuto sullo spillo, sul pero fino alla fine e insomma venga rivelato presto come si svolgerà il tutto, anche se ripeto siamo mai in una situazione in cui al 90% probabilmente se ne parlerà di farlo direttamente online da questo punto di vista. Alessandro, a che punto siamo? Quasi pronto. Abbiate perfetto. Pazienza ancora un secondo, ne vale la pena. Tranquillo. Allora io prendo un altro po' di tempo a questo punto facendo il nostro bellissimo rito che abbiamo, ovvero scrivere, mettere tutto sui social, perché a questo punto mi sembra giusto che dobbiamo un attimo essere social anche noi. E allora cosa facciamo? Facciamo una foto per Instagram, mi raccomando ragazzi, allora sorridete, fate cheese, sorridete, cheese, bravissimi. Tra l'altro voglio farvi notare il regalo di compleanno in anticipo che ho ricevuto da mia moglie, la bellissima cover, qua, la bellissima cover personalizzata, brandizzata, così che io finalmente posso andare in giro e far vedere chi... come sono combinato. Guardate mia moglie che genio che è. Questi sono i regali veri. Questi sono i regali veri. Olè, ciaone proprio. Allora, dicevamo, live now mettiamo, direi. Sì, mettilo. Siamo live. Ci sono quasi, siamo lì. Allora. Mettiamo il bel canale twitch.tv/deugemo. Nel frattempo, yes. Ok. Ma tu, ecco, Alessandro, ad esempio, io ho una domanda. Sì, dimmi. Intanto, se avete domande, fatele pure, che io così aspetto. Lui le legge Alessandro. Mentre io scrivo, esatto. Poi vedete cosa sto scrivendo. No, ma tu hai un account Instagram? Io non riesco a trovarti. Dovrebbe essere diventato Evil Sequoia. Ah, ma allora sei tu Evil Sequoia? Pensavo fosse sì, come io. Su Twitter fosse un altro. No, in questo caso Evil Sequoia sono io. Ma allora, la prossima volta ti taggo, promesso. Non lo sapevo, pensavo fosse l'altro. No, sono io. Sono diventato okay. Malvagio. Su... Cam, intanto che aspettiamo Sequoia, parliamo un po' del casino creato con l'annuncio di LCK. Me lo sono perso, penso. È di oggi? Cioè, stiamo parlando di un annuncio recente di oggi o di qualcosa... Di più vecchio, diciamo. Non saprei dire. Sì, di oggi. Che cosa è successo oggi? Vediamo se riesco a trovare l'account. Penso che se vado su... Come si chiama? Ah, perché non mi vengono... Kenzie? Come si chiama? Kenzie? Vediamo cosa è successo. No. Non trovo l'annuncio, ragazzi. Se trovate l'annuncio... me lo fate sapere, perché il coreano ancora non lo so, quindi forse Kenzie non è. Vediamo se Ashley Kang mi sa aiutare. Ashley Kang, help me, please. Please. Ok, l'ho trovato, credo. Quindi pausa fino... cioè no, a partire dal 6 marzo pausa indefinita dell'LCK. Che era quello che era successo poi in Cina prima. Esattamente, sostanzialmente sì. Hanno fatto la prima settimana lì e basta. Sì, sembra che in Corea stia diffondendo abbastanza. Sì, c'è stato quel focolaio in una chiesa, se non sbaglio, e da quel momento lì è iniziato a spreadarsi in maniera esponenziale. Tra l'altro settimana scorsa c'era stato un caso sospetto che poi mi sembra sia stato confermato di una ragazza che lavora nella zona della press, nella sala stampa dell'LCK, che era risultata positiva. Infatti da quel momento avevano chiuso l'LCK. Che comunque la sala stampa dell'LCK, che comunque l'LCK era già a porte chiuse dall'inizio, quindi da quando è iniziata hanno sempre giocato senza alcun pubblico. E poi ha anche Atlas Caster, ok. Piccolo off topic nel frattempo, buonasera intanto a Savao Meravigliao, Cacao Meravigliao. Piccolo off topic, comunque da quanto ho capito LOL Wildlift sarà rilasciato entro questo periodo, prima dell'estate, dopo il periodo estivo, quindi
Allora, sì, praticamente sì, cose, perché avendo annunciato che Valorant uscirà in estate 2020, a questo punto per Wild Rift le finestre sono esattamente quelle che hai detto tu, cioè o primavera, che più o meno era quello, se non sbaglio, che era stato paventato già prima, o post estate, quindi autunno 2020. Bisogna un attimo capire, vedere esattamente come andrà a finire tutto questo. Però anche Wild Rift sarà cioè sarà finalmente il titolo mobile di League of Legends. Poi, se vi interessa, ieri sera con Gugli, coach di CSGO ed ex pro player di CSGO, abbiamo invece parlato di Valorant abbastanza, un'ora abbondante di Valorant. Se vi interessa, trovate la live ovviamente tra le più recenti su Twitch. Andatevela a recuperare, che secondo me è venuto bene qualcosa di carino ieri, nonostante avessimo poco materiale su cui lavorare. Ciao Montex, buon pomeriggio. I Neomasters, quali game saranno fatti dal vivo? Bella domanda. Allora, solitamente l'EUMasters funziona che ci sono tutti i match disputati online, disputano dal Top vivo 4, mi sa solamente anche il top esatto, 4. dalle semifinali in poi. Era partita la voce, si era vociferato, ho iniziato a vociferare. Ancora niente chicchetto, perché io ho fatto solo un'introduzione in cui ho spiegato come funzioneranno i playoff e siamo in attesa di Alessandro Segor, che potete in Sta questo momento aspettando me. sentire, esatto, potete in questo momento sentire, ma non ancora vedere perché sta ultimando, vi giuro, dei dati, delle chicche che sta preparando, che saranno fantastiche da vedere. Allora, in realtà quello che sto facendo Vai. è mettere in maniera che sia direttamente visibile e leggibile relativamente ai game di oggi dei dati che in realtà sono a disposizione di tutti, solo che Certo, bisogna saperli leggere però. un conto è andare a cercarseli cambiando pagine tante volte, bla bla bla, eccetera, eccetera. Un conto è se invece vi metto tutto già sistemato e poi andiamo a scorrere molto più tranquillamente fra le cose, insomma. Esatto. Per cui datemi ancora veramente pochi minuti e sono pronto. Sta arrivando, manca poco ragazzi, non vi preoccupate. Nel frattempo, Simontex, i playoff iniziano oggi alle 18, dalle 18, sono due best of 3, quindi i quarti di finale non si gioca in best of 5, ma si gioca in best of 3. Nel frattempo concludo con la domanda degli EU Masters. Per quest'anno si era vociferato che addirittura alcune, cioè le partite live sarebbero state forse anche da prima, cioè dai quarti di finale, cosa ancora da confermare ovviamente. E che soprattutto si sarebbero disputati negli studi di Berlino di Riot Games, cioè gli stessi dove si gioca, dove si disputa l'LEC praticamente, cioè piuttosto che andare a Katowice o andare in Inghilterra, all'Excel forse 2 anni fa l'avevano fatto, insomma piuttosto che andare in vari studi già esistenti, si era pensato di creare, di farlo in modo che fosse molto simile all'LEC o comunque all'LEC sostanzialmente, quindi fanno lo stesso logo. Tra l'altro il formato cambia. Io qui al volo posso farvi vedere, tra l'altro, vediamo se volevo farvi rinfrescarvi anche come funzionerà l'EU Masters, devo solo trovarlo, datemi un attimo, ma eccolo, l'ho trovato, copia, c'ho tutto ragazzi, c'ho tutto pronto, non vi preoccupate. Beato te. EU Masters 2, eccolo qui. Ora ve lo faccio vedere, bellissimo. Tu 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 tu. La farò. Dai, ok. Togliamo questo. Passiamo a questo. Allora, questo è come funzionerà sostanzialmente l'EU Masters, per chi magari non ha le idee chiarissime. Da quest'anno il formato è cambiato perché si è allargato. Le squadre sono 24, se non vado errato. È molto stile, molto simile allo stile dei Worlds, cioè come se fossero gli Mini Worlds. europei, sì, mini Worlds, quindi diventano gli europei d'Europa, gli europei dell'LEC, del sotto LEC sostanzialmente. Del sottobosco. Adesso sottobosco, esatto. Se arriva un team italiano a giocare dal vivo, non li fa giocare visto il problema Corona? Bravo, questo è anche un buon interrogativo, spacciatore di cocco, perché bisogna capire esattamente come si evolverà. È vero che l'EU Masters, comunque, la parte finale si svolgerà indicativamente, sarà verso fine aprile, inizio maggio, e quello è già un periodo più caldo in cui
normalmente fine aprile non può arrivare fino a, non dovrebbe arrivare fino a maggio, non dovrebbe, dovrebbe poi. Bisogna capire, perché anche l'MSI non si sa quando sarà, ad esempio ancora non si sa nulla per quanto riguarda l'MSI. Da questo punto di vista stavo dicendo, a fine aprile, quando comunque è un periodo in cui i virus influenzali, perché comunque il coronavirus sì è un po' più aggressivo e tutto quanto, ma come strutture è la stessa di un virus influenzale. I virus influenzali sono stagionali. Quando inizia il primo caldo, iniziano a scemare molto, gli si dà una bella botta. Grazie per il follow, Koi, nel frattempo. E quindi bisogna capire. In questo caso il formato è questo qui. Abbiamo in prima e seconda fascia, ovviamente l'LVP spagnola, vabbè, è la Premier Tour, che è quello tedesco. Tedesco. Esatto. Abbiamo queste due regioni, manderanno, questi due IRL manderanno due squadre direttamente alla fase gironi, e una invece partirà dai play-in, quindi il terzo seed partirà dai play-in. Poi abbiamo terza e quarta fascia, in cui abbiamo l'UKLC, quindi quella inglese, e la LFL, quella francese, che se non sbaglio è in franchising, e tra l'altro è appena terminata questo weekend con la vittoria degli LDLC, in cui gioca Yellowstar come supporto, quindi lui è tornato a giocare. Hanno vinto la IRL del francese, e il DLC che ha firmato, che ha una partnership con l'Olympique Lione, che è un club di calcio francese abbastanza famoso. Non so per quanti abbiano seguito il calcio, se qualcuno si ricorda Juninho Pernambucano, che ogni... porca miseria, che calci di punizione pazzeschi. Esatto, cioè quello aveva un piede per le punizioni, cioè, punizione era gol da dovunque tirasse, quindi punizione era gol. Tra l'altro, perché si chiama Juninho Pernambucano? Perché Pernambuco è uno stato del Brasile. Infatti, esatto. Era brasiliano. Ma quante ne sappiamo, segua? Ma quante ne sappiamo? Porca miseria, ma siamo davvero, dovremmo cambiare mestiere. Ma perché siamo a fare gli esports qua? Io non lo so. Non lo so, ma mistero. Non lo so. Poi abbiamo la quinta, le fasce che vanno dalla quinta all'ottava, che è quella in cui si trova l'Italia. Allora, in privato ti ho mandato il documento, così poi... Okay. Ora lo metto su, sì. Sì. Dimmi. Mi devi mandare la request per le modifiche, ok? Devi cliccarlo e chiedermi. Penso che mi è arrivato qualcosa via mail. Te l'ho messo nella chat di Discord. Fermo. Dovresti cliccarlo da lì, aprirlo. Okay. Poi mi chiedi. Perfetto, richiedi accesso. Yes, io ti do l'accesso adeguato, così puoi anche modificarlo a seconda di quello che vogliamo far vedere. Perfetto. Kickett 85, intanto grazie mille per il follow, veramente grazie, troppo gentile. Io dovrei averti mandato la richiesta, sto aspettando. Perfetto. Sì, okay. Dovrebbe essere a posto, dovrei averti dato l'edit e tutto quanto. Vediamo. Ok, adesso sì. Allora, fammi capire, allora questa è una pagina che in realtà io questa potrei riuscire a prenderla tutta in uno screen. Oppure posso... Adesso devo vedere se me lo carica su OBS come... Allora, intanto ti posso mettere in cam? Mettimi in cam, tranquillamente. Perfetto, allora, finisco al volo questa cosa del Leo Masters. Anzi no, sai che ti dico? La finisco con te, il discorso del Leo Masters. Nel frattempo, benvenuto Shizzy. Grazie mille per il follow, grazie mille davvero. Eccolo qua. Allora, intanto, eccolo. Diamo il benvenuto a Seguer. Nel frattempo, mentre ciao a concludiamo tutti il discorso del... delle Masters, diciamo, veniamo arrivati alle fasce che contengono quella italiana, in cui abbiamo EBL, che è sostanzialmente quella è quella balcanica. EBL Balcani, balcanica, sì. E la Superliga, che ovviamente è quella polacca, e poi l'Ultraliga, scusate, che è quella polacca. Poi abbiamo i Nordics e poi abbiamo noi, il PG Nationals, ovviamente. Poi abbiamo l'ultima invece fascia, quella della 9 alla 13, in cui abbiamo, ma probabilmente si alzerà, quella di Olanda e Belgio. Sono due leghe separate, quindi ognuno di loro comunque manderà due rappresentanti, sì, vabbè. Ho visto che hanno Masters. Squadre abbastanza interessanti, sai. Decisamente sì. Tra l'altro, molti club di calcio, sia del Belgio che dell'Olanda, hanno investito. Poi abbiamo quella portoghese, abbiamo quella la Lega Greca, quella Baltica, e me ne manca una, sì. Che credo... E c'è Repubblica Ceca e Slovacchia. Esatto, la Repubblica Ceca e Slovacchia. Allora, detto ciò,
abbandoniamo il volo Leo Masters, e allora a questo punto cerchiamo di passare, vediamo se... Credo che io debba fare un cattura alla finestra, spero. Prova, sì. Dati. Okay. Seguiamo anche le... Sì. Diciamo di sì, non ne parliamo spesso in live, ma io perlomeno le seguo assolutamente. Tra l'altro mi sponsorizzo anche, visto che siamo qui e parliamo di sta cosa. Vai. Oggi i due quarti di finale giocano, da domani e dopodomani, sul mio canale che si chiama... come me, perché non ho fantasia, quindi seguo. andrò a analizzare i due quarti di finale giocati. In quell'occasione, se volete passare a farmi domande off topic, sono molto ben felice di rispondere a tutte le domande che volete pormi. Poi ovviamente parleremo, come abbiamo sempre fatto, andremo ad analizzare EU Master, quali sono i team che partecipano, le squadre, i giocatori, faremo tutto. Però intanto concentriamoci su PG, visto che siamo nella fase calda. Esatto. Intanto io sto per caricare, visto che... Parlo delle partite di stasera, Chicchetto. Stasera ci sono i quarti di finale di PG National, del campionato italiano, che sono Raccoon contro Cyberground e Sparks contro Morningstars. Sono due best of three. E da domani sera, una per giorno, perché comunque sono questioni abbastanza lunghe come discussione, andrò a riviverle insieme a voi, insieme a quelli di voi che vorranno partecipare, chiacchierando un po' su ciò che poteva essere e ciò che non poteva essere, diciamo così. Allora, intanto io vi piazzo qui i primi dati che ci ha portato, okay. Sequar, che è quello della prima pagina. L'ho messo come immagine perché purtroppo... Hai fatto uno screenshot di questo, sì, giusto? Sì. Ok, esatto. Va benissimo. Allora... Si legge tutto, penso? Sì, si legge tutto comunque. Forse è un po' piccolo, però direi che è abbastanza... leggibile. Qua andiamo a fare... Vai. Sì. No, praticamente questa pagina tu, Fra, l'hai capita tutta, giusto? Sì, nel senso non l'ho è ancora vista, cioè ho sorpreso... Okay. Ah, ok, sì, sto guardando. Allora, parte alta, queste sono tutte le squadre a seconda di dell'incontro, ok? A sinistra il primo incontro, a destra le due del secondo incontro. I colori li ho messi così, giusto per... non sono proprio corretti quelli sopra, però giusto per darci un'idea della colonna a chi appartiene. Le prime quattro righe, diciamo, che vedete, ci dicono la prima metà e la seconda metà, come sono andate queste squadre, quindi qual è il trend, qual è stato il trend della prima e del secondo half, e qual è il trend da blu e da red side. Quindi Raccoon nella prima metà del campionato hanno fatto 4-3, nella seconda metà hanno fatto 5-2-sì. 5-2-sì cosa vuol dire? 5-2 più hanno vinto contro YDN? Sì, no, perché YDN hanno avuto il crollo delle ultime tre giornate. Esatto. Nello score finale è contato anche quello. Per cui tutte e tre le squadre che hanno vinto contro YDN nelle ultime tre giornate sono qui. Perché sono Raccoon, Cyberground e Morningstar. Quindi 4-3, ottimo primo half per il Raccoon, 5-2 nel secondo, che avrebbe potuto essere un altro 4-3, se così vogliamo metterla, per così dire, comunque ottimo risultato. 5-2 blue side, 4-3 red side, direi che c'è equilibrio, cioè i Raccoon hanno fatto bene sia all'andata che al ritorno, hanno fatto bene sia blu che red side, quindi non ci sono particolarità in questo, da questo punto di vista. Cyberground, primo half 2-5, secondo half 5-2. Giocando contro, vincendo anche contro YDN. Blue side 2-5, red side 5-2. Qui invece ci sono delle differenze marcate. Cioè, questo ci va a dire quello che ci va a descrivere come funzionano, come hanno funzionato i Cyberground. I Cyberground sono una squadra in netta crescita nella seconda metà del campionato. Sono una squadra che per struttura, per come sono fatti a livello di roster, per i giocatori che hanno, sono una squadra che predilige il red side, che predilige il last pick. Giocano molto bene attorno ai last pick, sanno assegnarli ai giocatori di riferimento. I migliori giocatori a cui dare un counter pick, ovviamente, nel loro team sono Ace, Foss e Viro. quindi le solo lane. Sanno sfruttare molto bene questa caratteristica dei loro giocatori. Anche perché io aggiungo solo una cosa: mi è sembrato che loro sono quelli che hanno i picchi in alto e in basso, forse più ampi, mm-hmm. questi due giocatori. Sì. Mentre Counter è quello che è abbastanza solido e più costante. Però magari ha dei picchi minori. Cioè, diciamo che Counter è uno di quelli che
gli dai mezzo dito, se lo prende tu con tutto il braccio sicuramente, però non da solo non riesce, come magari ovvio che capiti, da solo non riesce a, se gli altri non carburano abbastanza, non riesce a fare chissà che cosa, perché non dipende appunto da, non è lui il metro di giudizio. Yes, yes, yes. Ne ha giocati 5 Montex. Guilty ha giocato 5 game. Poi andiamo a guardare anche le statistiche dei giocatori. Ho preparato anche quelle. Non era solo per questo che vi ho fatto fare tardi. Ho preparato ben più di questo. Allora, quindi, da questo primo game cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che i Raccoon scelgano Side e scelgano Red per game 1 e game 3. Ciao Foma. Grazie, finite per il follow. Andrea Gatto 02, toccava a me stavolta, esatto, perché ne infatti dei defini. Quindi ci aspettiamo che Raccoon facciano questo, scelgano il loro side, cerchino di mettere in difficoltà Cyberground, ma visto che hanno scelto Cyberground avranno sicuramente preparato le loro strategie per affrontare Cyberground. Comunque, andando avanti con gli andamenti, Sparks, prima metà 5-2, seconda metà 2-5, no, quindi non hanno vinto contro YDN, non hanno incontrato YDN nelle ultime tre giornate, 4-3 blu, 3-4 red, equilibrio, non c'è un'enorme differenza. L'unica cosa che si vede qui è che duello russo tra i coach, dice Foma. Sì, giusto. Adesso tutte e due i coach delle due squadre, Raccoon e Cyberground, sono russi, adesso sono Mu e il resto Kill. Sì. Quindi la cosa che vediamo di Sparks è che rispetto al girone di andata c'è un netto calo, per cui da 5-2 a 2-5, esattamente il contrario dei Cyberground. Quindi sono, buongiorno Saint, sono in due squadre in controtendenza, in crescita i Cyberground che hanno cambiato staff e che hanno fatto un bel girone di ritorno, in calo gli Sparks che hanno cercato anche di fare un po' di cambi al roster applicando qualche piccolo cambiamento, Gubi e Seddi piuttosto che Vigile, Gubi, eccetera eccetera. Esatto. E questo è il motivo per cui mi sarei aspettato, beh, anche altri sono i motivi, ma questo è uno dei motivi per cui mi sarei aspettato che i Raccoon scegliessero Sparks. Invece hanno ovviamente pensato a cose diverse, a cose che io non vedo, ma hanno sicuramente le loro motivazioni. No, infatti non è che è inaspettato, nel senso che oddio, hanno sbagliato. No, non c'è sbagliato, esatto. Non esiste sbagliato. Semplicemente noi ci aspettavamo una determinata cosa e evidentemente loro hanno altri dati che sanno sicuramente meglio di noi. Assolutamente. Allora, le cose che abbiamo qui davanti a noi, i numeri che vi ho messo qui, sono... No, era sbagliato scegliere Cristo, non potevano scegliere Cristo. No, infatti. Non si poteva scegliere, Cristo era già... O la quinta o la sesta. È untouchable, Cristo. È untouchable. Allora, Morningstars, primo half 2-5, secondo half 6-1. Sì, hanno vinto con i UTI Next. Blue side 3-4, red side 5-2. Quindi i Morningstars sono quelli... non ti preoccupare, Vale. Sono quelli che non vuoi in questo momento. Oggi tutti e due, bro. In che senso, Thomas? Comunque, prima... Ah, sì, tutti e due i game sono oggi, sì. Quindi, Morningstar sono quelli che hanno fatto vedere la più grande crescita. Anche nel primo half non avevano giocato male, in realtà, in termini come giocare, proprio... No. Esatto. Proprio di mappa. Il problema è stato che... date le aspettative, la prima metà di campionato era stata, dal mio punto di vista perlomeno, inguardabile in termini di risultato. Abbastanza. Senza offesa, nel senso, mi sarei aspettato di vederli top 3, dove poi sono arrivati in effetti, praticamente sono arrivati quarti, ma diciamo che erano più o meno lì, 8-6, 9-5, sono arrivati là. E invece erano nella parte... hanno fatto 6-1 praticamente. Sì, 6-1. Hanno perso solo con gli outplayed. Esatto. Hanno perso solo con gli outplayed, che in ogni caso non incontreranno in semifinale. Ah no, non è vero. Potrebbero incontrarle se i Raccoon perdono. Sì, dipende. Questo discorso l'ho fatto prima, infatti. Se i Raccoon vincono, trovano OP. Esatto. Altrimenti... E gli YDN giocano automaticamente contro la vincente fra SMS e Sparks. Se invece vincono i Cyberground vanno diretti contro gli YDN, e SMS contro Sparks, la vincente giocherà invece contro gli Outplayed. Interessante, stavo già pensando alle semifinali, ma scusatemi l'excursus, non dobbiamo focussarci su quello, dobbiamo stare sulle nostre partite.
Gli YDN che non sono più in giacca ne risentiranno, secondo voi? No, adesso no. Forse per questo breve periodo ancora, ma ormai credo che sia passato il momento, no? Per questo breve periodo Montex non credo cambi tantissimo. Poi il gruppo sotto ci dà una piccola un piccolo quadro su quello che è la lunghezza dei game, quindi quelli che giocano i game più lunghi sono i Morningstars, quelli che giocano i game più corti sono gli Sparks, i gold per minute sono solo lì da raffrontare, diciamo che le squadre si assomigliano in un certo senso, sì. Il delta di gold per minute, quindi rispetto agli avversari, il delta di gold a 15, quindi ai 15 minuti chi è avanti e chi è indietro. I raccoon sono quelli che nei primi 15 minuti fanno meglio di tutti, seguiti dagli Sparks. Che poi quello che è un po' quello che vediamo in partita, al di là di chi non sa magari vedere poi quei numeri, perché comunque è chiaro che i raccoon sono un po' più aggressivi, cioè riescono nell'early game ad avere un buon early game e poi hanno forse qualche difficoltà a tramutarlo nel resto della partita, non sempre, ma diciamo che non è immediato questa loro trasformazione da early a mid o da mid a late, in sostanza. Esatto, per cui il peggior team nei primi 15 minuti sono gli Sparks, il migliore sono i Raccoon, e questo è uno dei motivi per cui pensavo che Raccoon volesse Sparks, cioè contro tendenza, e soffrono i 15 minuti esplosivi, l'early game esplosivo. I CS al minuto sono totali di squadra, diciamo che tutte le squadre si assomigliano, quelli col più basso CS al minuto sono i Cyberground, ci sono delle, per lo stile di gioco di alcuni dei loro giocatori direi che più o meno comunque siamo là, sì, esatto. E invece il delta di CS al 15 rispetto agli avversari, quelli che sono più avanti sono i Morningstar, che sono quelli più ordinati per così dire nei 15 minuti. Che non quelli fanno, che sono indietro, né cose troppo eccessive, diciamo, né cose troppo brutte. Stanno quelli lì. Più indietro sono i Cyberground. Perché Cyberground, fanno cose. Non diciamo cosa. In termini di torri, ce lo dicono le torri e i draghi, ok? Questa terza parte riguarda gli obiettivi. Ok, a 15 minuti la media delle torri è in positivo per i Cyberground e per gli Sparks, in negativo per i Raccoon e per i Morningstar. Esatto. Questa non è una cosa non strana. Tantissimo, cioè nel senso no, è molto più alto in positivo il delta, cioè le torri al quindicesimo dei Cyberground, che in negativo tutte le altre. Assolutamente. Ed è molto strano effettivamente se uno ci pensa. Assolutamente, anche perché, vabbè, per tanti motivi, certo, che abbiamo detto, i delta di gold e tutto quanto. Ovviamente questo discorso di avere un early molto forte si traduce, vedo, anche nell'Herald. Sì. Che anche lì è appannaggio quasi dei Raccoon, praticamente. Esatto, il punto è un po' questo, cioè sì, questi Raccoon che vanno avanti a 15 minuti, ma sono indietro di torri a 15 minuti, che cosa fanno? E non fanno first hour perché hanno 29% di first hour nonostante prendano l'Herald, contro il 57% di Cyberground, sì, Sparks, e il 43% di... E che fanno? Sì, sì, certo, pronostico assolutamente. E che fanno? Che fanno? Hanno il 60% di draghi e il 53% di Herald nelle partite. E il 60% di draghi, per come hanno rivoluzionato i draghi in questa nuova season, direi che non è affatto male. Quindi la loro attenzione è concentrata nell'assicurarsi gli obiettivi neutrali. Giusto. Fanno gli obiettivi Simontex, ma non solo i neutrali, non le torri. Questo è una, c'è una differenza. Vanno avanti perché sono molto bravi a fare setup di questo tipo di obiettivo, a fare skirmish attorno a questo tipo di obiettivo, e quindi giocano molto bene così. Attenzione, Counter! Sì, Counter è venuto a spiare! Esatto, nel frattempo ne approfitto e ringrazio gli ultimi follow che sono arrivati, che se non sbaglio sono Scazzato, RHPS Dodo e appunto Counter, che arriva a scautare, a capire un attimo che cosa aspettarsi dei Raccoon. Tra l'altro stiamo parlando proprio di Raccoon in questo momento, che saranno i loro avversari dei Cyberground oggi pomeriggio,
Ma credo che il suo coach gli abbia già detto tutto quello che ma deve sì, sapere. ma sì, ma sì. Le cose di cui stiamo parlando qui, ovviamente i team hanno delle letture molto più avanzate. Sì, tra l'altro che ricordiamo, non sono dati riservati, non si tratta di scrivere. No, queste sono statistiche che potete trovare su goal.gg, esatto. Ok? Sono statistiche pubbliche che potete trovare tutti quanti. L'unica cosa che ho fatto, non tanto per questa pagina, sì, per questa pagina, ma più che altro per le successive, è di prendere tutte le statistiche che stanno su pagine diverse e metterle tutte insieme di modo che possiamo darci un'occhiata in maniera più comoda. Alle felice dei frocioni, wow! Benissimo, benissimo. Vedi se è pronto lì col coltellino, pronto a spellare vivi questi raccoon praticamente. Per cui tra queste due squadre qui, quindi Raccoon e Cyberground, in termini di obiettivi, come vedete, entrambi sembrano... I Cyberground lavorano più sulla First Tower, ma sono molto bravi intorno ai draghi, che vuol dire che la loro attenzione si concentra fra la mid e la bot lane, e sono molto scarsi sugli Herald, in termini percentuali rispetto agli altri team, e questo già dice molto della tipologia di gioco. Molto neutri invece nel game seguente, gli Sparks, che hanno tutto vicino al 50 e vicino allo 0, sono decisamente molto neutri, mentre i Morningstar, come vedete, First Hour più bassa degli Sparks, fanno un po' più draghi, fanno non tanti Herald, e sono i più bravi invece a tenere il controllo della zona del Nashor. Quindi sono i più bravi quando la partita va avanti. In termini di vision... Vai. Scusami, no, se hai qualcosa da dire qui, no, era appunto pensavo ti fossi fermato, quindi era per andare avanti. Parliamo allora della vision a questo punto, sì. Per quanto riguarda la vision, le squadre migliori in termini riga, per chi sta guardando, è la penultima riga di questo penultimo blocco per così di dire. Riga, sì. World per minute, i più alti sono tutti più o meno vicini. Quelli che si comportano meglio sono SMS e Raccoon. Sì. Vision World per minute effettivamente di poco, cioè sì. Tutte le squadre sono proprio lì, comunque per la vision sono praticamente più o meno lì sostanzialmente. Vision World per minute, sì, perché i trinket sono più o meno là e le pink si comprano, per cui vabbè. Vision World per minute sono leggermente più alti i Raccoon. Questo CPM sono le world pulite al minuto, ok, quindi quelli che puliscono meno sono gli Sparks. E la percentuale sotto è la percentuale di ward che vengono pulite rispetto a quelle che scadono senza dare gold, ok? Il team che pulisce meglio la visione, che prende più visione, che gestisce meglio la visione, sono gli SMS. Al secondo posto ci sono, in termini di controllo della visione, i Cyberground, e poi i Raccoon. E per ultimi gli Sparks. Per ultimi di un bel po' però questa volta, cioè se fino a questo momento più o meno sulla vision erano tutti più o meno vicini, gli Sparks invece per quanto riguarda la percentuale di ward pulite sono abbastanza indietro rispetto a tutti agli altri. Assolutamente sì. Perché 8 punti, facciamo 5-6 punti percentuali, sono un pochino tanti, non sono affatto pochi. E l'ultimo... Vai, no. Perché vedi gli SMS domani, chiede Chicchetto. No, dovrebbero essere stasera alle 21. No, se non sbaglio, non è tutto stasera? È tutto stasera. Sì. Si parte alle 18. La prima best of 3 dovrebbe essere Raccoon contro Cyberground. A seguire, appena finisce, dovrebbe esserci Sparks contro Morningstars. Se non vado errato, dovrebbe esserci anche Red in chat. Lui dovrebbe saperlo. Sì, Red ce lo sa dire sicuramente. Ce lo potrebbe dire sicuramente. Bet 365 la da domani alle 18. Buono, Chicchetto. Allora tu scommetti a partita finita? Scommetti stasera. Tanto Bet lo sa domani. Qual è il problema? Scommetti stasera se puoi, verso le 11. Alle 11 scommetti prima che chiudano le scommesse. E domani ti trovi soldi facili, mettiamola così. Tentare non nuoce. No, se te lo fanno fare, vai a prelevare. Prelevi subito, datemi il credito. Ti faccio un bonifico anch'io in caso. Scusate, allora io non ho detto niente di male. Stiamo ridendo, stiamo scherzando. Cioè, alla fine, se no, sono loro che sbagliano, voglio dire. No, ma è sicuramente un errore del sito che poi andrà a correggere. Solitamente a volte succede
E in ogni caso, quando, se tu provi a scommettere oltre l'orario, non ti fa Non scommettere te lo fa fare, sì. assolutamente. Quindi non dovrebbe esserci problemi da questo punto di vista, quindi nemmeno te lo faranno fare. No, ma hanno, poi questi siti hanno dei professionisti che ci Sì, lavorano e non... no, Ci stava solamente inutile ridendo. pensarci. Sì, ma infatti. Ok, Andiamo con parte... l'ultimo blocco. Ultimo blocco, che andiamo a parlare di quante Danni. Esatto, botte ci si danno, quanto è ci la cosa più picchiamo. ma botte, botte. Quanto ci piace picchiarci. DPM, danni al minuto dei team. Il team che fa più danni al minuto sono i Cyberground. Per cui i raccoon che amano le skirmish avranno pane per i loro denti, visto che i Cyberground sono il team che più di tutti ama questo tipo di gioco. Al secondo posto, ovviamente, ci sono gli SMS in questa classifica. SMS che però fanno un danno al minuto diviso diversamente, cioè che va, secondo me, non abbiamo la statistica vera, ma va a incrementare sul late game. E i peggiori sono gli Sparks in questa classifica, e invece ci sono al terzo posto i Raccoon. First Blood, 71% Raccoon. Quando si parla di early Esatto. Qui First Blood, 71% Raccoon. Invadono abbastanza bene, lavorano bene con la visione, fanno buone skirmish intorno agli obiettivi, e questo è quello che porta il First Blood a questi procioni. Procioni che fanno di media 17 kill a partita. I secondi sono i Cyberground con 15,9, diciamo 16, e gli altri team ne fanno meno. Sono anche il team che muore meno, invece, sono i Morningstars più controllati. Il team che muore di più sono i Cyberground. C'era da aspettarselo. Killano, muoiono, fanno cose, combattono. probabilmente fanno i Cyberground, fanno tutto, di tutto. Yes. Cioè hanno statistiche Yes. alte su qualsiasi cosa, sia positive che negative sostanzialmente. E questo, Sì. ma è quello che ci aspettavamo fin dall'inizio del campionato, in realtà, l'abbiamo detto dall'inizio. Sono quel scheggio impazzita che può fare qualsiasi cosa, può vincere benissimo chiunque, perdere benissimo chiunque, abbiamo visto vincere anche contro gli VDN. E questo è proprio lo specchio, cioè confer i dati anche confermano sostanzialmente qual è la loro natura. Assolutamente, sono la squadra che quando non è in giornata vuoi affrontare sempre, quando è in giornata non vuoi affrontare mai. Esatto. Sono un coin flip, sì, potevamo dire anche questo, però a noi piace invece essere un po' più, sai, Diciamola all'italiana, giusto? Scheggia impazzita, è molto più bello Co di coin coin flip, ma flip. magari, sai, ha un'accezione negativa per alcuni che non vorrei dare in Sì, no, questo invece caso. in questo caso è proprio un'accezione neutra. Cioè, un coin flip è un lancio della moneta, ma in senso neutro, totale, cioè proprio 50%. Testa 50% croce, poi c'è chi direbbe che in realtà c'è un 1% nascosto in modo che la moneta cada dritta senza cadere nessuna faccia sull'altra, ma questo è un altro discorso più filosofico che altro, sicuramente non, magari non interessa particolarmente noi. Ok, prima di fare lo screen della prossima pagina, dammi un secondo perché devo cancellare delle righe. Oh, Perché cacchio. è stato annunciato il roster degli Sparks di stasera. Io avevo preparato anche Vigil, Mid e Gubi AD Carry, e invece sarà Gubi Mid e Sadie AD Carry. Quindi come hanno giocato sostanzialmente Nelle ultime partite. nelle ultime partite, Fammi perfetto. controllare, che magari sto dicendo una stupidaggine, però fammi verificare. Io sto cercando di Ok. capire anche dove sta scritto. Mi fido. Fidati, sì. Sì, Esatto. mi fido perché ho capito da dove l'hai preso, va bene. Ok, va bene, no, vigila a questo punto. Ufficiosamente, non possiamo dire ufficiale perché non c'è stata una comunicazione, ma ufficiosamente Vigil non giocherà, ma quindi continuerà a giocare Gubi in corsia centrale e Sadie in corsia inferiore. Peccato perché avevo in realtà fatto già le screen di tutto quanto, era già tutto pronto, ma ora lo Lo rifarò. devi Non rifare. è un problema, No, non è in un problema. realtà erano già grigi Vigil Mid e Gubi AD Carry. Dimmi Secondo quando ce li hai e lì me, vado a rifare la puoi andare a screen. farlo ora. Puoi andare a farlo ora. Perfetto, allora andiamoci a riprendere quindi Aspetta, un secondo solo perché c'è Guilty che invece voglio mettere. Non so ancora se gioca o no, quindi lo lasciamo solo col nome in grigio e con Perfetto. il resto invece Aspetta che però visibile. qua lo faccio solo una cosa, lo rimetto nero
Vai, 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 tranquillo. Cioè, metto lo sfondo in grigio, perché quel grigio lì non si vede, non lo vedevo proprio io, non so il sì, set. l'avevo messo apposta per non farlo vedere, ma è fine, cioè, nel senso, era leaden player. Leaden però... player. Devo cambiare anche la terza tab, o è solo sì, la sto seconda? Facendo io, con lo sfondo in grigio. Cioè, cambiare nel senso da riscreenare. Sì, riscreenare. Ok, sì, io sì, vorrei sì, capire sì, però perché non mi deve funzionare. Mi spunta tutto nero se provo a fare cattura finestra. Ah, non lo so. Questa me la devo studiare, ancora non me la sono studiata. Piano piano. Se qualcuno ha qualche suggerimento sul perché, me lo faccia sapere. Non nel frattempo, lo so. Nel frattempo faccio la screenshot. Allora, prendiamo questo. Ok. Tac. Italia. Salva con nome. No. Sì, salva con nome. Era questo, se non sbaglio. Sì. Sostituire il file. Allora, se non sbaglio, così già automaticamente dovrebbe... Passiamo allora alla seconda? Controllo passiamo alla seconda. Se quella sì, in streaming è quella giusta. Lo vediamo subito. Fammi dare un'occhiata. Direi che è quella giusta. Sì, sì, oh, sì, yeah. Sì. Yes. Allora, sì, Kickator, il mio canale si chiama semplicemente Sequar, esatto. Si possono cambiare i player durante il video 3, tra game 1 e game 2? Sì, si può fare, Taba, sì, si può fare. Decisamente. Assolutamente. Sì. Assolutamente. Raywalk, allora. Se non sbaglio Matt dovrebbe tornare a giocare questa settimana, vero Sequar? Hai Matt, questo? Non so, non, si non sa. Ti so dire. Non, ti non so si dire. Sa, ok. Teoricamente dovrebbe, lui ha annunciato che comunque... è guarito, cioè non ha più problemi, nessun coronavirus, semplicemente stava male, è guarito, però non so effettivamente come fa. Ciao Achille, Axilles PV. Vabbè, figurati, non c'è problema, grazie comunque per il follow, veramente benvenuto anche oggi. Quindi abbiamo questo secondo foglio adesso. In questo secondo allora, foglio che cosa sì, vediamo? Cosa c'è? Questo secondo foglio non tratta più la squadra come un'unica entità, ma va a dividere la squadra in player che la compongono e va a farci vedere quali sono le statistiche di questi player. Quello che abbiamo qui sono squadra per squadra, il KDA, KP e la kill participation, quindi quanta la percentuale di kill a cui partecipano i giocatori segnalati, il vision score per minute, il danno percentuale e il gold percentuale. Queste due statistiche sono correlate e vanno viste insieme poi. Il differenziale di CS al minuto 15, il differenziale di gold al minuto 15, quanti first blood hanno partecipato a assicurare, quante volte sono state vittima di first blood e le solo kill. Solo kill è un dato che non c'è, è lì per... show, ok, puro show. non è puro show, però nel senso no, si può tralasciare, però visto che ci siamo e stiamo guardando tutte queste cose qui, andiamo a vedere tutte queste cose qui. Esatto. Allora, cosa vediamo? Guardiamo i raccoon, cominciamo a guardare i raccoon. Vediamo Pascalli con la KP più bassa del suo team. E se andiamo a guardare i Cyberground sotto, è la stessa identica cosa dei Cyberground, per cui top laner come con la top laner, dici, sì. Sì, sì. Top laner con la top impact. Non è tanto questo, è che se tu guardi gli altri top laner, soprattutto in quello dei Morningstar, è decisamente più partecipativo. La questione è che tipo di top laner e come giocano le squadre. Esatto. Sì. Gine e Cole 7 solo kills, Pog, hai ragione, Pascalli 9, è il capo delle solo kill di questi team. Mi fa impressione, lo guardo ovviamente, cioè, ha giocato, se non sbaglio, 5 partite, Guilty, ma anche sì, lui è 17,5. Sì, 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 Guilty è stato... un po' paura. È stato super dominant. Abbastanza, sì, sì, sì. È stato super, super dominant nelle 5 partite che ha giocato. Pascalli solo kill king, sì, qui sì, poi facciamo dopo quando andiamo sui ruoli ci divertiamo ancora di più. Comunque, come vedete, guardando Raccoon, kill per la participation è abbastanza alta, altissima quella dei 4 men dei Cyberground invece. In termini di danni rispetto al gold, qui vai a capire
quali sono i carry. Rares fa il 29% dei danni e assorbe il 24% delle risorse, quindi è il main carry, diciamo. Good, decisamente good, anche come rapporto. È il main carry dei Raccoon. Sì. Equilibrato Pascalli, 21-3, è tipico dei Bruiser, quello di avere un rapporto, esatto, dei giocatori di Bruiser, quello di avere un rapporto equilibrato fra queste due stat. Cole, 22.7-22.2, vuol dire che è stato spesso messo a servizio dell'altro carry. Sì. Cioè, non ha assorbito tantissime risorse, non ha avuto una trasformazione del danno di risorse in danno altissima, forse parzialmente per la tipologia di campioni che ha giocato e un po' perché è stato messo ovviamente a servizio di altri. Quello che fa il maggior differenziale di Gold a 15 minuti e DCS è DCS è Pascalli, che è molto bravo evidentemente nella sua lane, lasciato là sul weak side. Quello invece che lo fa dove si gioca con tanto gold differential è Raresh. Nel frattempo grazie Enigmatic Radiance per il follow. La partecipazione al First Blood dei Raccoon è alta per Cole Ploxy. Io fa un'osservazione interessante che mi fa riflettere Slow End, dicendo tra questi AD carry, lui parla nomina counter, per esempio tra questi AD carry ci sente solo counter ha giocato una Senna lane dove non ha farmato, perché ricordiamo che in questo periodo, diciamo, sta andando per la maggiore, quando si prende Senna, di farla giocare come AD carry, ma come se fosse un support, nel senso che è ancora il carry ma ha l'oggetto da support, non farma i minion sostanzialmente, ma se li prende tutti il support vero, finto, ora non, cioè, quasi praticamente c'è una linea di confine molto sottile ormai per chi utilizza Senna. Questo counter è stato l'unico a utilizzare la Senna perché ovviamente influenza poi il numero di CS al minuto. Certo, assolutamente. Sì, counter è stato l'unico, confermo. Ok. Però nonostante questo sì, non è falsata, bravissimo. Media. È falsata, bravissimo, non è una bruttissima media. È proprio lì che volevo andare a parare. Vai. Poi dopo, quando facciamo, okay, la comparazione fra ruoli, perché perfetto, ora stiamo guardando, è la terza tab. Qui sì, stiamo solo guardando le squadre. Perfetto. Yes, esatto. 20 CS ogni 5 minuti per non perdere il buff. Sì, sì, sì. Deve stare... Deve non farmare, deve farmare il support. Poi infatti, come vedi, il differenziale di minion di Majordy è positivo. È ovviamente, c'è tutto, no? Si legge tutto dai numeri. I numeri sono lì per noi. E bisogna ovviamente capire da cosa sono spostati e modificati, ma guardandola si può riuscire a leggere. Comunque, abbiamo visto quello che è, cosa i numeri dicono di Raccoon. First Blood Victim 7.1% per tutti, penso che a questo punto voglia dire tipo una volta 7.10, perché non c'è nessun numero sotto il 7.10, ci sono dei 14.30, io ho copiato queste stat, le sto guardando insieme a voi. 14.30 penso quindi sia due volte, sia due volte, 40 sono tre, eccetera eccetera, insomma. Andiamo sui Cyberground. Come diciamo, kill participation di Ace bassa. Prende più vision di Pascalli, Ace, evidentemente. I jungler sono entrambi lì e fanno un grosso lavoro. Majordy fa un lavoro gigante, perché Raresh in termini di visione è un pochino più pronto a dare il suo contributo rispetto a Counter. Sono, okay, tipi di AD carry diverso, eh. Non, certo, è che Counter sia stile, scarso per questo lo motivo, sono AD carry molto diversi. Anche in casa Cyberground quello che porta la maggior parte dei danni è Counter, 28.7 con 23% di gold. C'è un danno più alto da parte di Viro, che in camera poche risorse, 22%, ma fa 24.4, cioè meno risorse di Call ma fa più danno. Ha un CS per minute molto più basso di Call, molto più basso, molto basso, oserei dire. Non warda mai, bravissimo Slow End. Non warda mai, neanche Viro, è uno dei peggiori che ci sono qui. È il suo modo di giocare. Viro è un giocatore che non è particolarmente attento alla laning phase, non è particolarmente attento alla visione, ha concesso il 35% dei first blood del suo team,
First Blood Victim 35.7%, First Blood 21.4%. È uno che va a fightarlo questo First Blood, a cercare questo early skirmish, e le statistiche combinate, quindi Cole e Ploxy che fanno tanti First Blood contro Viro che subisce tanti First Blood mi fa pensare a cosa potrebbe succedere early on in termini di statistiche, di cosa può accadere. Allora, quindi diciamo che se dovete scommettere con gli amici chi fa il First Blood su chi, la più accreditata è Cole su Viro. Sì, o Ploxy su Viro, uno dei due. Sì, esatto, o Ploxy su Viro. Sì, comunque la mid lane contro l'altra mid lane, sostanzialmente. Praticamente sì, esatto. Io andrei, me la giocherei così. Altrimenti, se volete giocarvene un'altra, sarebbe Major D, però no. Counter e Major D, anche se hanno scaling pick, sono piuttosto bravi nell'utilizzarli. Cioè, non si fanno mettere i piedi in testa, per cui traddano tanto early on. Contro Siderares vedo bene questa scelta di traddare tanto early on. Vedremo se pagherà dal loro punto di vista. E questo è un po', diciamo, non fanno tante solo kill, fanno pochissime solo kill, solo due ace e due Viro. Ve lo sareste aspettato questo dato? Ve lo sareste aspettato che Viro e Ace sono due giocatori che non hanno fatto tante solo kill, cioè che hanno fatto molte meno solo kill di Cole e Pascalli? Sinceramente no, cioè proprio per lo stile di gioco che hanno mi sarei aspettato, mi convince il fatto che Viro è tra quelli che dà più First Blood, ma non che avesse preso così poche solo kills. Evidentemente ha comunque sempre bisogno di andare in giro, o comunque le prende in team fight o insieme a qualcun altro. Evidentemente in lane, quindi, cioè quelle che noi all'inizio, tu all'inizio stream, all'inizio trasmissione, hai detto sostanzialmente che i carry in un certo senso sono le solo lane per i Cyber Ground, cioè se fosse sì. Viro, però poi a guardare i dati che ci stai proponendo, effettivamente non sono poi così carry da soli. Allora, quello che ho detto è che hanno ottenuto tante vittorie quando hanno lasciato counter pick a Ace fosse Viro. Esatto. Non, ho detto una cosa leggermente diversa. No, infatti, esatto. Cioè, questo che sottolineare, se magari qualcuno non ha ben recepito. Ma perché questo che tu hai detto non significa necessariamente che loro hanno carriato da soli il fatto che hanno avuto il counter pick. Semplicemente tutto il team ne ha giocato. E quindi poi sono riusciti a trovare le varie kill in mezzo a tutto il team direttamente. Sono stati ciao, messi Pango, in comfort. Benvenuto, Ian. Ciao Fabio, ciao Ian. Però se guardate le percentuali di danno su gold delle solo lane, sono decisamente più alte quelle dei Cyberground. Verissimo. Anche se i CS per minute sono più bassi, perché sono giocatori che tendono a fare più skirmish, a muoversi di più con il team e a cercare di fare cose con gli altri. Sì, specialmente Viro tende molto a muoversi. Infatti, secondo me, una parte di questi First Blood Victim è piccato sul river o situazioni di questo genere. Non dico disattenzione, però di poca prevenzione, forse, potremmo dirla. Di non sapere esattamente dove si trovano gli avversari e come si stanno muovendo. Questo quindi più o meno è lo scenario che ci possiamo aspettare fra Raccoon e Cyberground, che ricordo sarà il primo quarto di finale. Bella serie, secondo me è una serie... E non così scontato, cioè secondo me un game potrebbero anche prendere, cioè secondo me vincono i Raccoon, ma un game potrebbero prenderlo i Cyberground. Potrebbe andare a 3, dici? Sì, potrebbe andare a 3. A 3, sì, direi che potrebbe andare a 3. Se invece passiamo a Campus Party Sparks contro... C'è relazione fra Vision Score per Minute e First Blood Victim? In questo caso sì. Non sempre, perché non utilizzare vision, cioè potresti avere un numero di cioè utilizzare tanta vision ma male. Ho visto delle comunicazioni che vi riporto live. Solo qui potete avere le comunicazioni live in anteprima, succede, spara su tutto quanto. Sembra che Vi sia disabilitata. Oh no, che peccato! E tutti quelli che la usano?
che sono, aspetta, quanti sono quelli che usano Vai? In PG Nationals penso nessuno. Appunto. Così approssimativamente. Sembra, attenzione, che Raccoon abbiano scelto Blueside. Ma come, abbiamo... avevi appena detto? Sembra. Poi vedremo se... Niente, allora, sì, volevamo sì. I Raccoon contro gli Sparks e ci hanno fregato. Volevamo i Raccoon Red Side e ci hanno fregato. Insomma, non capiamo cazzo di questi Raccoon, diciamo. Alle 18 macchina, giocano sì, alle, cominciano alle 18. Raccoon Cyberground alle 18, ve lo consiglio tantissimo. Esatto. Secondo me una bella serie. Vedo anch'io favoriti i Raccoon. Penso che alla fine i Raccoon ce la possano fare. Counter, scusami, non ce l'ho con te, non ti sto... Io ti auguro sempre il meglio, io però così dico Raccoon, con i Cyberground che però sono lì, secondo me è giocata. E invece, che cosa aspettarci dall'altro quarto di finale fra Sparks e Monistars, esaminando i dati che riguardano appunto i giocatori inseriti nelle varie squadre? Allora, aspetta, ci deve essere un errore. Cosa ho fatto? No, ci deve essere un errore su... vedo un 98% di KP di... Sì, boy, ha sbagliato sicuramente. Ok. No, fammelo andare a correggere un secondo, vado subito vai, a dirvi... Vai, qual è il dato vero? Beh, lo è 68, che... ok, 68.6, non è 98 ovviamente. Vabbè, sarebbe... Non so se riesco a modificarlo direttamente, mi ci metto una pezza sarebbe... sopra... Sarebbe stato mostro se fosse stato 98. È 68, scusatemi, ho fatto lo tutto. Lo modifico io o lo stai modificando tu? Te lo modifico io se vuoi. No, ce l'ho già pronto. Ok, 68 e okay, 60. Perfetto. Allora. Perfetto, allora rifaccio lo screen. E anche di là 68 e 60. Per quello allora, player su player. Ok, quello l'hai fatto per ruolo. Perfetto. Sì. Okay. Perdonatemi il typo, ragazzi. Nessun problema. Ovviamente non era realistico. Non era realistico, ovviamente. Direi che è un po' utopistico avere il 98% di kill participation. Un po' così. Vai, nel frattempo che io lo carico la... Sì, andiamo avanti con la discussione. Sì. Sparks hanno più o meno la stessa tendenza dei team che abbiamo sopra, quindi con Glebo leggermente più isolato rispetto agli altri. C'è Seddi che ha una kill participation molto alta, hanno giocato molto intorno alla bot mentre c'era Seddi bot, per così dire. I danni che porta Gubi sono inumani, anche mid lane. Questo abbassa un po' anche i numeri di Seddi, che invece è il catalizzatore delle risorse. Gubi mid fa leggermente vision meglio che da di carry, non tanto bene quanto Seddi. Cioè Seddi lavora meglio anche in termini di vision sulla bot lane. Sì, decisamente. Grazie Gerbo93 per il follow nel frattempo. Questi sono team che vanno con il team da quando c'è Seddi, è come vedete dai numeri Seddi-centrico. sì, è abbastanza. Probabilmente abbastanza prima era la Gubi, quindi forse è più una questione di ruolo, cioè nel senso probabilmente lo stile sì, sulla bottom lane, sul bot lane, perché comunque Gubi, anche cioè, passando alla voce centrale, non può essersi modificata così tanto le sue statistiche, quindi evidentemente quello che le statistiche se le porta praticamente dall'aver fatto l'intero campionato, quindi la maggior parte delle partite. No, queste sono solo quelle che ha giocato, queste stats sono solo di lui mid. Ok, perfetto, va bene. Sono esclusivamente di lui mid. Va bene, ok. E qui vedete che in termini di CS per minute, a parte Raresh che era 9.2, che è un ottimo CS per minute, tutti gli altri erano bassi, diciamo bassi. Uh-huh. Qui abbiamo Seddi e Gubi che invece in termini di CS per minute portano numeri interessanti. Molto bene Seddi, abbastanza bene anche Gubi. Luria non lo so perché Vigil non gioca, scelte tecniche suppongo.
Io non so, cioè, mi sembra di aver capito che sta di nuovo bene, però non so esattamente. Evidentemente serviva un cambio, forse qualcosa. Nonostante Vigil comunque non abbia giocato male. Potrebbe essere malato, potrebbe essere una scelta Qualsiasi tecnica, cosa. potrebbe essere quello che vuoi. In effetti ci sarebbe, sapete cosa sarebbe carino? Avere le conferenze stampa dei coach pre-partita. Il giorno prima, conferenza stampa di preparazione, in cui i giornalisti Sarebbe fanno le domande interessante. stupide, perché poi nel calcio funziona così, nel senso che i giornalisti Sì. stupidi, nel senso, fanno sempre le stesse domande e gli allenatori danno sempre le stesse risposte. Se volete una domanda da fare a un coach, ve la dico io la risposta, so benissimo dire cosa potranno Sì. dirvi. Perché non gioca Abbastanza. Vigil? No, è che Vigil in questo momento lo vedo fuori condizione, fuori forma, si sta allenando tantissimo sicuramente, però non è ancora pronto per ritornare, è stato assente perché è stato male, quindi deve recuperare da questo punto di vista, dal punto di vista fisico, intellettuale, mentale. Quindi, insomma, questa sarebbe stata la risposta. Dai, quelle frasi fatte, Cochi, esattamente, perfetto. Così. Hannibal, no, dai, questo spreadsheet non è niente di eccezionale. È una cosa fatta al volo per portare un po' di dati di modo che fossero leggibili. Ok, sono tutti i dati che trovi su GoalGG, solo spostati in modo da renderli più leggibili per noi Esatto. che stiamo cercando di andare a fare un'analisi di questa situazione. Ok, per cui andando avanti, Sì. Morningstars, cosa ci fanno vedere i Morningstar? Ci fanno vedere che la maggior parte, la più grande kill participation è quella della bot lane. Che sia con Guilty o che sia con Matt, la bot lane è quella che partecipa maggiormente. E ci fa vedere che Seaboy lavora molto bene in termini di visione, è il miglior jungler in termini di visione. Click è il miglior support in termini di visione, il che ovviamente rendono i Morningstar il miglior team in termini di visione, perché quando questi due sì, sono full split, Fabio. Io Sono avevo andati una full split. curiosità e te la faccio qui, ma giusto perché la faccio direttamente qui perché ho veramente una curiosità. Però questo me lo devi sommare in percentuale, maledetto. No, perché avevo. Hai capito? Sì. Cioè, no, io avevo l'impressione che i Samsung Morningstars fossero la squadra con la media di kill participation più alta. Ok, e non è così. E non è così No, perché sono i sono. Cyberground. Esatto, di pochissimo sono superati dai Cyberground, nonostante abbiano un 50,80% di ace, che abbasserebbe tantissimo la media, ma tutti gli altri, essendo tutti superiori al 73%, la alzano di tantissimo praticamente. Fabio, non sono d'accordo. I dati dei Morningstar, e i Morningstar sono lo stesso team. Che ha fatto un percorso. Non li vedo come due team diversi. Hanno Ma ottenuto allora dovremmo risultati molto separare pure gli diversi. Sparks, dovremmo separare pure gli Che hanno UADM, fatto cioè. 5-2-2-5. Secondo me è semplicemente evoluzione della situazione. Qui abbiamo Guilty a 9.2 di farm. Che Guilty è tornato, ha dato botte a destra, a sinistra, in alto, in basso. L'ha date a tutti, a tutto, senza guardare in faccia a nessuno. Esatto, non si è fatto problemi, nonostante mancasse dal No, no, no. competitivo, praticamente da come titolare almeno da un anno, E penso. che cosa c'è di strano in questo in, que in questi Morningstar secondo voi, amici miei? A parte il 60% di First Blood Participation di Guilty, che vabbè, vuol dire che li uccisi sempre lui. Praticamente sì. No, non guardiamo Guilty per un secondo. Guilty potrebbe o non potrebbe giocare, ma Guilty sembra che giochi. Guilty sembra che giocherà, attenzione. Non sono sicuro di questa cosa. Attenzione. Tante Così solo come ho kill detto, top? No, non penso che sia quello. tante solo kill top, tanto first blood top, se escludi Guilty, e tanto danno top, tanto. Il da oh, mazza. È il danno di tutti, cioè più il danno più alto di tutti. E prende. Ed è colui Tanto. ed è il terzo a prendere risorse. Tra l'altro. Stem Bosse Mamma mia. sta facendo. Fammi verificare se sono corretti i dati. Sì, Sì, dai, ci confermo, fidiamo. sono corretti. No, no, li ho verificati, sai, Ok. potrei anche aver sbagliato, come ho fatto prima col 98% di Seaboy. Sten sta facendo un sacco di danni. Che cosa ha giocato Sten?
perché questo è il punto. A quel punto uno bisogna principalmente dire... principalmente Gangplank e Ornn. Due campioni così a caso che non fanno danno nelle patch attuali, no, che non servono contro nessuno praticamente. fanno un sacco di danno. Principalmente GP e Ornn. 9 partite su 14 ha giocato 5 GP e 4 Ornn, quindi direi che possiamo riassumere bene in questa modo. Situazione. Sì, esatto. Ok, passiamo. Possiamo passare ai dati di analisi. Sì, 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 ruolo sì, per ruolo. Perfetto. Allora, se non sbaglio, questi forse li hai modificati. Ora vediamo. C'è ancora quel 98%? No, c'è già il 68%. Quindi dovremmo essere. No, aspetta. Dove è Seaboy? Seaboy, Mid Jungle, Seaboy. 98%. Ok, vabbè, ora lo sistemo e nel frattempo puoi tranquillamente iniziare a parlarne. No, ancora, sì. Va bene. Allora, qui invece ruolo, cioè sono gli stessi dati qua praticamente. Perfetto. Ma gli stessi dati, però li paragoniamo più facilmente se li mettiamo invece divisi per ruolo. E tra l'altro poi c'è una roba che mi ha fatto parecchio pensare. Uh-huh. Su uno dei ruoli non vi dico niente, voglio vedere se arrivate voi. Sono dovuto andare a guardare degli altri dati perché non mi capacitavo di questa cosa che avevo visto. Yes, ok. Top laner. I top laner si assomigliano un po' tutti in termini di kill participation. Ace è quello che va più indietro, Ace è quello che lavora meglio in termini di vision, in termini di, cioè dietro di kill participation vision, sì, è vero. Lavora meglio in termini di vision, viene isolato di più. E a parte Stem Boss è quello con il damage share più alto, anche se è l'ultimo in termini di risorse accumulate. Sì, il più basso, quasi uguale a Stem Boss praticamente. Però quello sui che... danni c'è una gran differenza. Sui danni c'è una gran differenza, sì. Anzi. Fa più AOE Stem Boss, mettiamola sì, così. Sì, sì, sì. Anche cioè, con i pick che ha e GP, tutte queste cose. Se non hanno AOE loro... Fa decisamente più AOE. Abbastanza. I valori di visione sono tutti relativamente vicini, un pochino più indietro Glebo, decisamente un po' più avanti Ace. Diciamo Ace è più lontano on top di quanto Glebo sia lontano sul fondo della classifica. Le percentuali di danno sono tutte più o meno lì, a parte Stan. I gold income sono tutti più o meno lì. Quello che ha il maggior gold income è Pascaldi. Quello che ha il secondo, quello che fa meno danni è il secondo maggiore. A livello di farm, un po' meglio Pascaldi, che infatti va avanti a 15, fa più gold differential rispetto a Ace e Glebo che vanno indietro. Stem Boss e Pascaldi sono pari o vanno avanti. Pascaldi è quello che fa più solo kill, seguito da Stem Boss. Ace e Glebo sono quelli che ne fanno meno. Sottolinea pochi che Pascaldi è quello che vince molto spesso la lane. Sì, sì, sì. È vero, sì, però sì, io sì, ho notato che poi in realtà ha molte difficoltà dopo nel, diciamo, tornare in gruppo. Allora, quello che dici, quello che dite è tutto vero. Adesso vi dico anche per quale motivo. Vi dico i pick, perché facciamo prima a vedere, certo, quali sono i pick, esatto, che ha giocato Pascaldi. Esatto, cioè quello che non si vede da questi dati si può intuire dai pick che effettivamente vengono fatti, giustamente. Allora, rispetto a Stan, che era 5-4 GP Ornn, Pascaldi è 5-4 set Aatrox. Ok, sono quindi 5 set, 4 esatto. Aatrox. E poi gli altri pick via via ha giocato 2 Ornn, un GP, un Mordekaiser, una Kali. Però con set sei un bullo, cioè vai avanti. E questo, esatto, è un dato che possiamo... Diciamo che con set pareggia la media rispetto agli altri, probabilmente. Per cui early game orient, cioè dei pick che sono meno scaling di quelli che gioca Stan. E questo, anche se Stan tiene molto bene con quei pick. Vediamo che c'è tanto First Blood in top, 35% di participation per Stan. Ace non ce l'ha la participation sul First Blood, il secondo è Pascaldi, e sono più vittime Glebo e Stan rispetto a Ace e Pascaldi.
Pascal li vince early, poi perde spesso il vantaggio mid-game. Sì, potrebbe, può essere. Questi sono dati che ci fanno vedere l'early e poi il globale. Quindi è, quello che dici è verosimile. È verosimile. Quindi abbiamo Pascalli contro Ace e Glebo contro Stan. Pascalli contro Ace è decisamente interessante. Glebo contro Stan mi sembra molto più vicina Pascalli contro Ace di Glebo contro Stan, come diciamo head to head. Sì, sì, anche se le solo kills di Pascalli spaventano un po'. Assolutamente sì. Rispetto a quelle di Ace, quindi fossi in Ace mi sarei, penso che mi sarei preparato molto di più. E passiamo alla giungla. Come andiamo in giungla? First Blood Participation di Ploxy. Sì. Mamma mia. I Raccoon veramente per quanto riguarda l'early game sono veramente avanti su tantissimo. Però e questo è il loro problema, è la difficoltà nel tenerlo questo early game, cioè nel mantenerlo costante per quello che serve poi successivamente. Per cui Ploxy fa tante action, partecipa a tanti first blood. Sì. Camille non così tanto. Robin e Seaboy sono giocatori molto diversi. Seaboy è metodico. È un giocatore che è solido, macchinoso. Sì, forse. Ok. Sì, ma c'è IC e pattern here, capisco cosa dici. Seaboy va avanti, ok, farma, non partecipa il giusto, non regala first blood, come vedete, partecipa alle azioni del team, è quello che farma di più, è quello che va più avanti nei 15 minuti rispetto agli altri jungler, è quello che ha anche l'incom più alto perché gioca cose un pochino più scaling. Vero. Ha giocato Karthus, ha giocato questo tipo di situazioni, quindi è normale che faccia un po' più di gold income e ha fatto anche un po' più di danno, ovviamente. Giusto che sia così, visto il tipo di pick che ha giocato. Robin invece è quasi il carry attorno a cui vuoi giocare, più che il giocatore che ti abilita. Sono tipi di jungler molto diversi. Seaboy gioca intorno a te e Robin ti fa giocare intorno a lui. Sì, due stili veramente totalmente differenti. Sono decisamente diversi. Esatto. Si vede anche dalle solo kill, dalle partecipazioni ai first blood da un lato e dall'altro, perché poi sai, a volte lo fai, a volte lo subisci, ma insomma la action a cui partecipi è quella. Nel frattempo io ricordo solamente una cosa, che abbiamo ancora un 10 minuti, quindi se iniziate ad avere qualche domanda particolare oltre a quelle che già state facendo, iniziate a farle mentre ci avviamo verso la chiusura. La chiusura, esatto. Quindi prego, a te, torniamo da te. Camille è un giocatore che tendenzialmente ama aggredire, anche se qui non lo riportano, non si evince, sì, tantissimo, se non, non per l'alta kill participation, che è la più alta tra quelle dei jungler. Ama partecipare alle azioni. Non lo so, io non ho nessuna competenza. Raywalk, io sono oggi i giorni, i playoff sono esattamente oggi, Raywalk. Oggi a partire dalle 18. Tutto l'unica oggi. L'unica cosa che sto facendo, Albo, è leggere dei numeri, ok? Sto solo leggendo dei numeri. Non ti offendere. No, se ne lasci, guarda, io non li sto nemmeno leggendo, quindi non ho nemmeno quelle competenze, non te la prendi con me, se ti prendi con qualcuno... Prenditela con Seguer, che è lui che fa finta. Prenditela con me, che li ho copia incollati io questi numeri. Ok, passiamo velocemente. Bravo, Saint. Fino a prova contraria, noi stiamo leggendo stats, non stiamo dando commenti, non sappiamo interpretarli, li stiamo semplicemente leggendo e basta. Ah, però Cocky Usenti dice, hanno barba e pizzetto, vale tutte le competenze. Il pizzetto è quello di Seguer, io un po' più di barba qui forse, non potete vedere. Devo ancora imparare che la destra su Twitch è l'altra. Io mi sì, è sempre, okay. Sempre strano con le webcam. Okay. Midlaner. Sì.
kill participation di Viro altissima, lui vuole muoversi, vuole fare cose. Midlaner sembra che non gli piacciono tantissimo le ward. Abbastanza. Okay. A quelli che giocano in Italia non piacciono tantissimo. Soprattutto Gubi, Gubi vedo che le ward, ma perché spendere soldi? Il gold income è quasi allineato per tutti quanti. Sì, sì, praticamente sì. Gubi ha giocato Ziggs e quindi ha tutti quei danni più alti. Aoe. Esatto. Sì, è devastante. First Blood col 50%, Call lavora con Proxy. Giustamente. Sono la premiata ditta Proxy Call. Esatto. Aki 28% fatto, 14% subito. Viro 21% fatto, 35% subito. Va indietro, tutti vanno indietro di Minion. Bravo, tutti, tranne Call. No, scusami, tutti scusami, sto guardando quella del gold. Call non va indietro di gold perché c'ha il... C'è il first blood buono, esatto, perché altrimenti okay. Starebbe indietro anche di gold sostanzialmente. E questa è la cosa che stavo dicendo prima. Quando ho guardato ste stat mi sono detto, come diamine è possibile che tutti questi giocatori vanno indietro di Minion? Ve lo spiego, perché ci sono solo due giocatori che vanno avanti in mid lane. In tutto il campionato? Che suppongo quelli, siano quelli degli YDN, cioè sono rimasti fuori. Phantomless e Eren sono esatto, quelli che fanno di più. Poi c'è... Quindi fagocitano, quelli sono quelli che fagocitano tutti i CS in più, dico, rispetto all'avversario sostanzialmente. C'è Apples a zero. Perfetto, beh, anzi. Sì. Tutto e sono... E sono così. Tutti questi midlaner sono leggermente indietro di CS ai 15, di Gold ai 15, perché ci sono Eren e Phantomless che si mangiano tutti questi... tutto il lato positivo di questi dati. Call è quello che fa più solo kill, Viro come diciamo è strano che non ne faccia, Aki ne ha fatte tante, Gubi da mid 3, però ha giocato solo 3 partite se non sbaglio, ce lo sa dire Seddy nel caso sia ancora qui. AD Carry, andiamo veloci lungo la scia. Sì. Quelli che fanno più numeri in termini di danno, quello che fa più danno è Raresh. Ok, il secondo è Counter. Poi ci sono Seddy, Guilty, Matt, sono tutte e due qui. Raresh è la di Carry Alpha in questo momento. L'unico che può contestargli questa alfaggine right now è Guilty. Che sembra giocherà. Che potrebbe giocare. Sembrerebbe giocare, però vedremo. Almeno partire, perché attenzione che poi si possono cambiare i giocatori. Esatto. Guilty ha 60% di First Blood Participation, Guilty è avanti di Gold, è avanti di Farm, ha un CS per minute molto alto, non warda, si è dimenticato un po' di ward a casa, però va bene così. L'altro, i dati di AD Carry sono... Seddy ha dei buoni dati, ad esempio. Seddy ha giocato solo contro i bottom team, in pratica, quindi forse questo un attimino... falsa un attimino le sue statistiche, però anche Seddy ha dei buoni dati, ha sicuramente dei buoni dati, per cui tutto interessante. I dati di Counter, come diciamo precedentemente, sono un pochino spostati dal fatto che ha giocato la Senna, sì. La Senna che non farma, la Senna di Carry ma che non farma sostanzialmente in termini di CS tutto quanto, esatto. Eccetera eccetera. Counter è secondo per damage share, questa è la cosa che va tenuta in considerazione. Approfittando di quello che dice Koki, io vorrei farti una domanda, ma sì. Da coach, questi sì. CS per minute sono un buon numero oppure no? Ok. In generale, se fossi un coach dovrei essere insoddisfatto di queste medie di CS per minute che vedo come farming. Sì. Ok, sì. Era per avere un... 9.2, Fabio, 9.2 sulle... va bene, cioè 9.2... Però sono solo il top proprio che arriva a quel farming praticamente. Ok, adesso, visto che stiamo facendo sta cosa, guarda... apro una pagina, ok? Ti dico i CS per minute dei G2. Mm-hmm. Pagina a caso, non ce l'ho, non è la pagina giusta, dove diamine devo andare sulle stat dei player, giusto per avere questo dato, no? Perché giustamente quello che dice Fabio è una considerazione, corretta. Ok, Reckless fa 10.2. Mazza. Ok. Reckless non è mai... Ovviamente quelli che fanno tanto CS per minute sono quasi sempre gli AD Carry,
Perché è il loro Perché dal ruolo. mid game in poi quasi tutte le risorse vengono dedicate a loro, quindi è normale che la maggior parte Però, dei mid la tipo, il prendano loro. peggiora di carry a Sì? CS per minute è Caps, Sì? che fa 8.3. Che è comunque molto di più di quanto fa il, diciamo, la top Non è, 6, sì. ed è una carry. Gli AD carry propri, per così dire, sono Rek'Sai 10.2, Crownshot 9.9, Comp 9.8, Patrick 9.6, Upset 9.6, Karzai 9.5, Forgiven 9.5, B-Voy 9.4. Sono tutti sopra il 9, insomma. Esatto. Allora, siamo quasi a conclusione. A sto punto, noi prima abbiamo detto più o meno cosa aspettarci dal playoff Raccoon contro Cyberground, ma non abbiamo detto invece cosa aspettarci fra Samsung Monsters e Campus Party Sparks. Pensi che anche questa sia una partita che potrebbe arrivare a 3 oppure no? E in caso, qual è il tuo pronostico? E nel Non frattempo. lo so, non so quanti sono, io dico Stars. Tu dici Samsung Monsters. Potrebbe essere 2-0, potrebbe essere 2-1. Nel frattempo metto i miei di pronostici. Però Calcolati. sì, Albo, Sì? hai ragione. Posso paragonare il pizzighettone con la Juventus, però è bene ogni tanto Ricordarlo, bisogna che li arrivare. facciamo i paragoni fra il Giusto. pizzighettone e la Juventus, perché sennò poi i giocatori del pizzighettone pensano di poter giocare nella Juventus. Senza rendersi conto che non si può fare. E invece devono capire, non, con ciò non sto dicendo e invece fanno cagare, sto dicendo e invece devono capire che c'è del lavoro da fare prima di poter giocare alla Juventus. Nel frattempo in grafica vedete invece le mie predictions, cioè non è che sono proprio le mie, sono quelle che io ricavo dai power ranking anche abitualmente realizzo. E queste sono predictions basate già sul fatto che si giocano, che sono delle best of 3, quindi non è considerato sul singolo game, ma sulle best of 3. Forse mi sarei aspettato una percentuale maggiore. Per quanto riguarda di vittoria, per quanto riguarda i Raccoon sui Cyberground, però i punteggi sono molto simili perché alla fin fine si distanziano di circa poco più di 100 punti, 114 punti nel Power Ranking. E mentre da secondo i Power Ranking, gli SMS sono decisamente più favoriti nei confronti degli Sparks. Forse questo però un po' ricalca il fatto che noi abbiamo detto che probabilmente, o almeno noi, ma anche quello che ho potuto vedere su Twitter, comunque con altre persone, ragazzi, ragazze con cui ho parlato per quanto riguarda le prediction, molti sono concordi nell'affermare che probabilmente Raccoon contro CGG andrà a 3 game con vittoria di Raccoon, mentre gli SMS, secondo molti, dovrebbero vincere 2-0 sugli Sparks. E in effetti questo pronostico è comunque abbastanza simile come specchio a quello che è simile allo specchio del paese, Direi che mettiamola così. sono pronostici legittimi, cioè i Sì, dati. infatti. Abbiamo guardato i dati per tutto il pomeriggio. Questi sono altri dati, sono allineati con quelli che abbiamo visto, quindi almeno i dati non ci stanno dicendo bugie. Attenzione. Quelli che sono i trend sono però importanti, cioè i Sì, trend sono esatto, molto quelli. positivi per i Morningstar, molto negativo per gli Sparks, e questo può portare al 2-0 per i Morningstar. Positivo per entrambi Raccoon e Cyberground, e questo anche può portare al 2-1, cioè nel senso, essendo entrambe le squadre in crescita e che stanno facendo bene, potrebbero darsi forse più battaglia rispetto Io alle altre. avevo preparato, ad Così. esempio, e poi chiudiamo, questo qui che ad esempio è l'andamento, il trend delle squadre nel girone di ritorno. E come potete esattamente vedere, ci sono gli Sparks che erano partiti primi al giro di boa, erano primi nel power ranking E sono fra quarti. queste quattro. Ovviamente stiamo considerando solo queste quattro che disputeranno i quarti di finale e sono ultimi in questo momento perché hanno avuto, praticamente sono rimasti allo stesso livello. Sono scesi, Sostanzialmente, tweet degli giusto? SMS su chi gioca oggi, ad esempio. Attenzione, si sono scesi leggermente, comunque più o meno il livello è Twittato i quasi Morningstar la quello. formazione? No, maledetta. Ah, Hanno ok. semplicemente messo una Han foto in cui ci sia trollato. Guilty. Sì, in cui ci sia Guilty che è Dottor Matt e non sappiamo chi è che giocherà. Maledetti a loro. Ok. Ci hanno provato. E Magari mentre entrambi, eh? Magari entrambi, non escludiamo che giochino entrambi. un ritorno di Dottor Matt e Mid, no? Cioè, No, ma nel diciamolo. senso sono più partite, non escludiamo che Appunto, in questo senso. ci siano dei cambiamenti. Stavo dicendo io, sì, ero qui, no, ero qua, perfetto. Mentre gli SMS che dal girone di ritorno, al giro di boa, partivano da ultimi, improvvisamente
sono arrivati non solo secondi, ma praticamente hanno quasi raggiunto i Raccoon nel computo dei Power Ranking, nonostante i Raccoon abbiano avuto un ottimo giro di ritorno. Sì, ma i Raccoon hanno avuto un'ottima stagione in generale. Sì, generale, i Morningstar a inizio della stagione li avrei dati sicuramente top 3. Per questo dico che il loro, per questo sì, forse top 2, però dico sicuramente nei primi 3. Sì. Per questo dico che il loro girone d'andata è stato un'enorme delusione, mentre il girone di ritorno è un girone di ritorno da loro. Sono stati bravi, hanno fatto vedere quello che valgono nel girone di ritorno. E adesso sono lì, per cui la cosa che conta in questi campionati è arrivare on point quando ti serve, e il momento in cui ti serve è oggi e nel corso delle prossime 2 settimane, visto che non sappiamo quali sono le date esatte, ma immagino che più o meno sia là. Nel frattempo, comunicazioni di servizio, abbiamo tempo fino alle 5 se vuoi. Ah, comunicazioni di servizio, possiamo esagerare, quindi possiamo esagerare. Colori più diversi, okay. Il mio autismo è, sì, hai ragione, il problema è che l'Excel di Drive non mi dà chissà quali colori possibili. Allo suo punto, seguo, eravamo arrivati ai support, li abbiamo saltati. Facciamoli sti support, sono esatto. D'accordo. Support ci fanno vedere che quelli che lavorano meglio in termini di vision sono Click e Majority. Rimetto nel frattempo allora la grafica, arriva subito la grafica dei player per ruolo. Vai, tu puoi continuare. Click e Majority sono quelli che fanno meglio in termini di vision e fanno meglio in termini di kill participation. Gli altri dati, secondo me, sono estremamente relativi, contano quelli del First Blood, se vogliamo. Seed non concede First Blood e partecipa a tanto First Blood. Majority un po' e un po', Darkry partecipa molto di più in entrambi i side, Click anche lui è partecipativo, Darkry è quello che muore di più dei support da First Blood. Tutti i dati a livello di CS e di gold sono falsati dal fatto che Majority gioca farming support con counter che supporta, lo ha fatto, quindi ovviamente i CS e tutto il resto non sono lì attendibili, così come i danni inutili guardare, se che accumulano inutili guardarli. Quello che conta qui è guardare la vision e la kill participation. That's it. Non c'era tanto da dire sui support, in realtà. No, tantissimo. Se non mm-hmm. che 3 italiani qua, mentre nei jungler non ce n'era neanche. Nei top laner c'è solo Ace di italiano. Mid lane ne abbiamo un po' di più, abbiamo Cole e Aki 50-50. A questo punto io ne approfitterei e ti chiederei: hai notato differenze particolari fra giocatori italiani e stranieri? Come prestazioni, come statistiche? O comunque siamo più o meno su quel livello? Perché la domanda ovviamente è... Dipende dai singoli ruoli. Non riuscirei a dirti un sì o un no, un meglio di tale. Tu credi che noi abbiamo bisogno dei giocatori stranieri? Cioè, è ovvio che la domanda a monte, cioè, o meglio, il problema a monte è che non ci sono abbastanza giocatori italiani bravi per avere 8 squadre, quindi devi necessariamente attingere da giocatori esteri, perché altrimenti abbiamo bisogno dei giocatori stranieri. Io penso che la questione di questa domanda debba partire da un punto diverso, cioè qual è l'obiettivo? Perché poi ti posso dire se ho bisogno o no di qualcosa. Prima di tutto dovrei sapere qual è il mio obiettivo. Abbiamo bisogno di giocatori stranieri nel campionato italiano? Beh, no. Non come appunto, cioè, non ne abbiamo bisogno solamente in termini di bravura, di qualità, però magari ne abbiamo bisogno in termini numerici? O tu pensi che con soli giocatori italiani si possa comunque ottenere un campionato competitivo? Perché questa competitivo... cioè, ci sono abbastanza giocatori allora, italiani per avere la questione è, vuoi ottenere un campionato in cui c'è competizione interna? Sì, puoi farlo con tutti gli italiani.
il livello della competizione si abbassa. Ecco, il livello della competizione si abbassa. Questo, io a questo volevo arrivare. Perché poi a quel punto, se tu stai comunque puntando, tu stai facendo il PG Nationals, in ogni caso, per arrivare alle Masters. Non hai un qualcuno, sì. Qualcuno sì, non è sì. Per forza l'obiettivo. No, no, ovvio, non è per... c'è chi, come ad esempio i Clash, diciamolo chiaramente, che hanno più puntato nel far crescere un team, nel far crescere dei giocatori, piuttosto che portarli direttamente. Allora, gli obiettivi sono tanti e sono diversi. Ognuno si sceglie i propri, detto certo. in maniera proprio molto diretta. C'è chi decide di investire determinate risorse in un modo, c'è chi le risorse non le ha o sceglie di investirle in modi diversi. Uh-huh. Ogni squadra si pone il suo obiettivo. In base a questo capisci di cosa hai bisogno, cioè se gli stranieri sono necessari, quali stranieri sono necessari. Io penso che necessario non esista in, okay, in questo scenario, in questo ambito. Siamo una lega nazionale di livello medio-basso. Perché così è, purtroppo. Se ci paragoniamo alle altre, siamo in terza fascia. Terza fascia su 4. Per nulla, sì, direi non per nulla, voglio dire. Possiamo dire medio/. Le cose che possiamo fare per rendere l'Italia un campionato di fascia più alta sono diverse. Sono tante. Poteva andare peggio, sì, poteva piovere. Infatti. Qui da me è nevicato, immagino. Sì, sì, no, comunque, ripeto, queste considerazioni che faccio non sono mai per dire a qualcuno Zanoz, basta, ti prego, l'anno zero, ti prego, basta. Basta, anni zero. Grazie, Vice Mage, intanto per il follow. Sono quasi morto a forza di anni zero. Sto per morire a colpi di anni zero. Cioè, il bello è che non ci rendiamo conto che l'anno zero dell'eSports, se vogliamo essere... precisa dell'esport italiano, è tipo il 2001-2002. Sì, sì. E siamo ancora qui, 20 anni dopo praticamente, a dire l'anno zero. Finalmente le cose cambiano, l'anno zero dell'esport. No, siamo all'anno 20. È vero che gli anni 20 portano un po' di angoscia, però siamo ancora agli anni 20. Sì, facciamo un po' di... gli anni 20 portano un po' di roba strana, però va bene così. Sì, siamo questa è la 20. Volta buona, sì. No, allora, le cose sono sicuramente cambiate, cioè non per questo dico, è inutile dire che siamo nell'anno zero, non possiamo essere nell'anno zero 20 anni dopo, perché le cose comunque rispetto a 20 anni fa sono totalmente cambiate sotto tantissimi aspetti. Avere un PG National, avere determinati eventi, determinate occasioni, non era possibile farle 20 anni fa, quindi non sono le stesse cose, ma ciò non significa che siamo arrivati, anzi c'è sicuramente ancora molto molto da fare. Allora, secondo me, allora, discorso complesso, scusatemi se mi incarto, discorso molto complesso questo del come crescere, cosa fare, eccetera eccetera. Abbiamo seguito un percorso, il percorso ci ha portato nel corso degli ultimi anni, ok, io l'ho vissuta in maniera molto diretta, a Team Forge cosa fa? Gaming House, scena che investe, ok? Tante altre squadre hanno fatto tanti investimenti, ora abbiamo diverse strutture, cioè squadre con strutture, Gaming House e tutto quanto, siamo cresciuti, abbiamo cercato di fare uno step successivo, cioè abbiamo portato tanti giocatori internazionali nel campionato italiano, così che abbiamo fatto crescere il livello del campionato italiano, poi le regole sono cambiate, ora ci vogliono i locally trained players, quindi i giocatori italiani che nel corso di questo procedimento, di questa crescita della scena per quanto riguarda le aziende, okay, le società, sono stati un po' lasciati da parte perché non facevano il bene della società in quel momento, ora sono al centro della scena nuovamente, per cui c'è un adattamento. Dobbiamo fare dei passi indietro in ambito competitivo, cioè avere un pochino meno qualità e accettare di avere un pochino meno qualità, intanto che costruiamo una nuova generazione di giocatori che possano beneficiare di tutto quello che è stato fatto negli anni precedenti, della crescita che abbiamo avuto in termini di struttura, di società e di tutte queste cose qui. E non dobbiamo avere paura di questa cosa, non dobbiamo avere paura di un livello che si abbassa ora.
perché è fisiologico. Quando le squadre di vari sport fanno un ricambio generazionale, c'è sempre un momento di sofferenza. Basta prendere il Milan in questo momento. Grazie. Lo so. Picchiami più forte. È stato il primo esempio che mi è venuto più immediato da mettere su. Lo so, magari dici, ci sono altri milanisti. No, togli il follow, dai, non ho detto niente di che. Ho detto che è un po' di difficoltà, ma per fortuna è arrivato Ibra. Ragazzi, Ibra, cioè... Ecco, poi pensa che adesso collaboriamo con Inter, da milanista. Sono bergamasco e milanista e collaboro con Inter. Perfetto, direi proprio. ovviamente si scherza. Sì, no. Però è chiaro che è normale che sia così. Nuove regole White Mage, sì, nuove regole dal 2020 sono cambiate le regole. Prima le regole delle National League prevedevano che tu dovessi avere dei giocatori domiciliati, ok, nelle strutture. Quindi se io prendo, che ne so, De Ugemo che sta in Sicilia e lo porto in Italia per davvero, che stiamo insultando tutti a caso così, no? da tutte brutte. Se io prendo un giocatore spagnolo e lo porto prendo 5 giocatori spagnoli, li porto in casa in Italia, autodichiarazione di domiciliazione, togli follow a tutti, sì, dissociamo, dichiari domicilio in Italia. Questi giocatori erano domiciliati in Italia, potevano prendere la residenza, che è una cosa un pochino più lunga, in Italia, comunque, esatto. Potevano essere considerati giocatori come locali, come italiani, perché avendo domicilio dichiari che la tua attività è svolta sul suolo italiano, quindi tu come professionista, per così dire, lavori in Italia, ergo sei italiano. Ora non funziona più così, ora devi essere con cittadinanza italiana, con residenza italiana per 3 degli ultimi 5 anni, se non sbaglio, comprovata residenza in Italia, sì, per 3 degli ultimi 5 anni, oppure devi avere disputato gli ultimi 3 split sì, in Italia, esatto. E quindi puoi essere considerato local. Questa cosa ovviamente restringe la cerchia di giocatori che sono disponibili per il campionato italiano. La restringerà ancora di più quando ci saranno nuovi cambi, i cambi generazionali saranno ancora più netti, perché sì, ancora abbiamo tanti local non italiani. Non possiamo avere per sempre Briz, glielo augurerei ovviamente, ma non possiamo avere per sempre Briz, non possiamo avere per sempre Counter, che, cioè, diciamoci la verità, fanno ancora la loro porchissima figura. No, alla grande. Però io credo che prima o poi, cioè, non possono essere sempre loro a trascinare la scena italiana. Ci deve essere necessariamente un ricambio. E se nessuno fa investimento sotto questo profilo, o comunque lo fanno in troppo pochi, diventa difficile poi avere qualcuno immediatamente dopo. Quindi magari va a finire che per un po' di anni poi il livello italiano si abbassa talmente tanto che ogni volta che si va all'EU Masters si esce subito, perché magari non sono pronti, e tante altre piccole cose. Prendiamo Gabbo, porca miseria, che Gabbo, cioè, noi lo conosciamo dalla season 1 forse di LoL o qualcosa del genere, nel senso che ha giocato da sempre in competitivo, eppure solo ora esordisce al PG Nationals. Però per dire, sono i casi di molti. Gab comunque è giovane, adesso sì, occasioni, ha lavorato in passato, adesso si gioca alle sue carte, ma la questione è, se tu escludi quelli che sono stati lavorati precedentemente, cioè a parte qualcuno, ti dico sempre, da quello che ho vissuto, noi abbiamo sempre fatto sia con Forge che dopo la fusione, abbiamo cercato sempre di lavorare con più giocatori, sì, per cercare di garantire in un certo senso questa continuità, no? Esatto. E i giocatori con cui abbiamo lavorato poi sono andati a giocare altrove, ovviamente sono andati via, ma vanno avanti, e questa è la cosa importante, continuano, sono introdotti nella scena. Purtroppo i giocatori che nel corso dell'ultimo anno e mezzo sono stati introdotti nella scena sono davvero pochi. Molto pochi. I giocatori italiani che sono entrati nella scena competitiva negli ultimi 2 anni sono pochissimi. Belze, ragazzi. Belze lavora, ragazzi. Lavora, sì. Nonostante sia inserito fra i sub dei Samsung Monsters,
ma è più un filler, nient'altro, però si sì, ha preso altre Benze strade. Ha trovato lavoro e ha deciso di dedicarsi ad altro, giustamente. Direi. Anche Clap, vi ricordate Clap? Anche Clap, ovviamente. Come si fa a non ricordarsi Clap? Ce lo ricordiamo, sì. Ma tu pensi che questo discorso del poco ricambio sia una questione di squadre che non hanno voluto, non hanno potuto magari investire sul ricambio generazionale, o il fatto piuttosto che non c'è la materia prima, non c'è così tanta materia prima, o magari sono gli stessi giocatori, allora, non lo so, che non hanno la volontà di impegnarsi a poco ma vogliono tutto subito? È un po' tutto quanto. Ok. È un po' una tutte queste cose. Le squadre nel 2019 ci hanno partecipato un EVC con tante academy, per così Vero. Dire. Il problema è stato che non è un lavoro che fai in 6 mesi. No. Ok, è un lavoro che richiede un investimento costante, purtroppo per tanto tempo. Serve un campionato Serie B o un campionato academy? Secondo me sì. La risposta sarebbe sì. Secondo me sì. Questo è il mio punto di vista, attenzione, potete anche non essere d'accordo con quello che dico io e dirmi: guarda che la scena non funziona così, sei tu che la vedi così. È così. Il problema dei pochi giocatori che arrivano al competitivo negli ultimi anni non può essere dovuto al fatto che le realtà che si occupano di LoL di fuori del PG in maniera seria sono sempre meno, data la chiusura. Sì, potrebbe essere. Diciamo che ma... sicuramente il fatto che ESL non ha più la possibilità di fare il campionato di League of Legends è una cosa negativa per l'intera scena competitiva di LoL. Perché con le difficoltà che c'erano, con alcune cose che magari non andavano, ma era comunque un campionato che aveva una sua utilità per far crescere appunto i giocatori, per far crescere quelli che... per dare la possibilità ad alcuni giocatori di entrare nella mentalità competitiva, che è la cosa più difficile. Perché una cosa è io gioco in solo da casa e sono tranquillo, una cosa è che io anche da casa ma gioco in competitivo, è tutto un altro mondo, è un altro step. Cioè League of Legends ha degli step abbastanza palesi, direi quasi, perché giochi a un gioco dal livello 0 al livello 30, dal livello 1 al livello 30, poi giochi a un altro gioco dal livello 30 in poi quando inizi le ranked, poi giochi un altro gioco ancora quando arrivi a un certo livello alto di League of Legends e poi giochi un altro gioco ancora quando passi al competitivo in gruppo. Sono veramente due cose veramente molto molto alte, molto diverse fra loro. Sì, sì, cambia tutto. Esatto. C'è solo PG, ci vuole tempo. Pretendere, allora, bisogna dire che in questa season un inserimento c'è stato, quello di Kribob. Sì. Che è stato preso da no team experience di alto livello, perlomeno, e buttato dentro PG. Bene, vuol dire che giocatori che si distinguono in solo queue ci sono. Male, perché stai buttando un giocatore a fare una cosa per cui non è pronto. Stai bruciando sostanzialmente. Esatto. O almeno esatto. Potresti, cioè c'è il pericolo. Potresti, che poi attenzione, non sto assolutamente dicendo: ah, MOBA, avete sbagliato. L'hanno fatto bene, avevano necessità di cambiare qualcosa, hanno trovato un giocatore bravo, lo hanno inserito, gli hanno insegnato sicuramente come funziona un team e tante cose interessanti. Queste sono esperienze di cui i giocatori italiani hanno bisogno, sono esperienze cui però dovrebbero arrivare gradualmente. Bravo, è la gradualità quella la cosa più importante in questi ambiti, questo sempre sicuramente. Questo è il punto, capito? Eh sì, Koki è main scout. Sì, lo posso confermare. Scritto, c'è Kribob. Sadly troppo tardi, perché avevamo già fatto tutte le nostre scelte. Però Fabio. No, comunque è vero. L'aveva visto da tempo, l'aveva segnalato da tempo. Il punto è che io non amo questo tipo di inserimento. Io avrei voluto dare spazio ai ragazzi che avevo come sub in questo split. Adesso parliamo di me, scusatemi, non siete qui per me.
Siamo qui anche per te, come no? Ci mancherebbe. Che sono Solfurion e Ghidi, okay. Che erano i nostri due sub. Avrei voluto farli esordire in questo split. Avrei potuto farli esordire nell'ultima giornata contro MOBA. Ho scelto di non farlo perché secondo me non è buono per loro entrare nella scena in una situazione non ottimale, cioè sarebbero entrati nella scena una squadra che non stava andando bene, conseguentemente col morale abbastanza basso, sai, no, come funziona quando le cose non vanno, quando sei già condannato, eccetera eccetera. Esatto. E non sarebbe stato un beneficio per loro, ma anche, approcciarsi a questo mondo in questa occasione anche con la paura di perdere contro la squadra ultima in classifica. Esatto. Bistrattata da tutti, e se poi perdi che fai? No, Jumbo, tutte e due meritavano, te lo dico con assoluta certezza. Hai nominato meritavano Ghidi. Entrambi. Hai nominato Ghidi, che per chi non lo sapesse è una ragazza. Sì. Non ha alcuna importanza ovviamente, però era per sottolineare il prossimo, perché a questo punto, una volta che l'ho nominata, io la domanda te la faccio. Che ne pensi della scena competitiva femminile di League of Legends in Italia? Cioè, esiste? Vabbè, esiste... in Italia... No, lo so. In Italia non In Italia sono, è a livello generico per League of Legends, perché in Italia ovviamente non esiste. Però ci sono tante ragazze che comunque trovano il loro spazio in squadre estere. Sì, sì, ma bene perché che ci siano non è delle squadre. La prima. No, no, sta giocando nei... sta giocando il campionato femminile, prima col Besiktas, poi con i Grow Up, e nel frattempo si allena e si prepara anche con noi. The Victis non li prendo nemmeno in considerazione. The Victis è stata una cosa non per loro, particolare. Non per le ragazze non innocenti in quello che è successo sostanzialmente, però non possono essere prese in considerazione. C'è la scena, si muove, ci sono tante ragazze brave, tante ragazze che si approcciano a questo mondo. È un bene, assolutamente. Io non sono... Ma in cosa passato manca, secondo te? In passato mi sono sempre dichiarato contrario alla separazione fra maschile e femminile. Uh-huh. Ora che ho avuto modo di vedere la situazione diversamente, dico che non sono, cioè, non mi infastidisce più la cosa, cioè non mi infastidisce che ci sia anche un campionato esclusivamente femminile, fin tanto che le cose non devono per forza essere separate. Ma infatti io sono, cioè il mio discorso, che concorda più o meno con questo fatto, non è che non ci deve, cioè io non sono d'accordo con l'esistenza di per sé di un campionato femminile, però mi rendo conto che in questo preciso momento storico può sicuramente aiutare lo sviluppo di una scena femminile a più livelli, a qualsiasi livello sia. Però non è una cosa, non è ovviamente una cosa che deve rimanere per sempre. È una cosa che in questo momento probabilmente ha senso di esistere ed è utile, e che poi più in là si vedrà come va a finire. C'è un Morplati? Sì, guarda che sono d'accordo, cioè Gengar è bravissima. Ma Gengar, io a quanto ho capito, è lei che non vuole, no, non vuole fare competitivo. Non è interessata, non è esatto, interessata. Non è interessa. Quindi giustamente nemmeno la si va a fare. Ma da questo punto di vista tu pensi ci siano i presupposti, ad esempio, visto che lo fanno in Europa, o ci sono eventi, festival in cui fanno tornei femminili, perché non fare un torneo femminile italiano di League of Legends? Non so... Anche a quattro squadre, non necessariamente devono esserci... Questo non te lo so dire, non sono assolutamente preparato sulla scena femminile italiana. Allora, Koki, sarebbe ridicola, però... Mettiamoci anche, facciamo un paragone con qualcosa che già esiste. Pensate, allora, Leonardo Vilona, che è un altro che prima si occupava moltissimo di esports, adesso meno perché sta facendo altri tipi di lavori, e poi portava come esempio gli scacchi. Da quando sono stati istituiti i tornei femminili, esclusivamente femminili di scacchi, la scena, la componente femminile e l'abilità delle generica, in media, delle ragazze, delle donne partecipanti è aumentata tantissimo. Lo stesso sta succedendo con il calcio, cioè il calcio femminile si è evoluto e sta portando tantissimo anche in termini di spettatori, ma soprattutto di interesse, il calcio femminile italiano. Da quando? Da quando il campionato femminile, che in realtà esiste già da un po', ha iniziato a ricevere un minimo di supporto.
dalla stessa Sky che ha iniziato a trasmettere le partite, avendo suscitato l'interesse. Koki, puoi anche non essere d'accordo, ma i fatti in questo momento, i numeri in questo momento dimostrano che avere una lega femminile, almeno nelle fasi iniziali, per portare lo sviluppo, per portare l'evoluzione di una certa scena competitiva, aiuta, aiuta tantissimo. Seguar lo vedo perplesso, forse si è bloccato. No, ho semplicemente visto la foto di Guilty e Matt con le maschere, sono rimasto scioccato un attimo. Che poi io sarò pure ignorante, ma quelle sono maschere di... che cosa, non lo so. Allora, Koki, non lo so. Siamo d'accordo, una donna merita di arrivare a competere con gli, competendo con gli altri maschi, sono d'accordo, ma il problema è che è una questione di numeri, cioè il rapporto su League of Legends probabilmente in questo momento di giocatori, proprio a livello statistico di numeri di giocatori maschili e femminili, penso sia di 1 a 100, 1 guarda, a 80. Io ve la dico, cerco di farvi chiudere la discussione dicendo, vai. Fabio, io la pensavo come te, però ti dico, ora, se pensi bene a quali sono le alternative, meno male che almeno Ghidi, per esempio, che è una ragazza giovane, può mettersi alla prova in un campionato femminile, esatto, perché comunque mettersi alla prova in un campionato, perché i maschietti neanche hanno sta possibilità in questo momento. Per cui c'è uno step da fare che mi aiuta, è propedeutico a dare prova per chi desidera farlo, ovviamente. Ok, ben venga, facciamolo. Non è bello che ci sia discriminazione di sesso in un lato o nell'altro in questo step. Sì, sono d'accordo, però ovviamente prendiamo quello che c'è per il momento. Però mentre ci organizziamo, prendiamo quello che c'è e poi cerchiamo di portare il meglio possibile per tutti. Esatto. Adesso facciamo uno step successivo, torniamo un attimo al PG Nationals. Che cosa ti aspetti dal Summer Split tu? Non lo so. Hai già niente? Non hai nessuno... No, non lo so ancora. Ho assolutamente bisogno che si finisca questo split, che ci siano dei confronti fra le varie che sono coinvolte, che ci siano dei piani comuni per come procedere. Dire oggi è very bad. Se vuoi avere giocatori di talento, devi fare prima la competizione per poi permettere quei giocatori di venire fuori. Che cosa intendi, Plati? Che cosa intendi che faresti fare la competizione anche se fosse Gold 1? No, magari Gold 1 ovviamente no. Ah, ma tu intendi sul femminile? Sì. Ok. Sì, ma secondo me questo concetto che tu hai esposto qui va applicato al mondo. Cioè, se non ci sono dei gradini a cui competere, non sai mai qual è il tuo livello. Esatto. Thunder Wheeler, volendo sì. Cioè, non penso che PG... non voglio assolutamente in alcun modo organizzare una lega cadetta. Il problema, la filosofia di PG però è sempre stata che loro fanno le cose quando sanno di poterle fare bene. Allora, o almeno questa ecco, è sempre bravissimo. Stata la loro giustificazione. Mettiamo in chiaro una cosa. Allora, tu hai ragione. Cioè, sarebbe bello che l'organizzatore facesse anche i campionati secondari e tutto quanto. Sarebbe ancora più bello che si potesse invece... lavorare su livelli diversi, cioè che le risorse dell'organizzatore venissero utilizzate per rendere, per fare altre cose semplicemente, per migliorare quello che c'è e che poi il resto si possa fare diversamente magari, perché purtroppo io penso che ad oggi PG non possa dividere le risorse. Non credo che PG ad oggi possa dividere le risorse. Le squadre italiane fanno fatica. Fanno fatica già di loro. Se devono dividere ulteriormente le risorse è ancora, per fare pure una serie B è difficile. È ancora più complesso. Esatto. Bisogna trovare un modo per fare queste cose. Che tu sappia, sì. Ad esempio, nelle altre leghe europee hanno tutte una serie B. So che c'è l'LVP, addirittura l'LVP ha una serie C in cui competono proprio. Si può dire? Va bene, va bene.
possiamo dirlo. Attenzione, abbiamo anche un team. No, no, seguo, aspetta, aspetta. Non si sa come, non si sa perché, ma mentre dicevi quella frase, il tuo audio è andato via. Me ne sono andato via, me ne sono da andato. Solo, okay. Quindi non sappiamo cosa hai detto. Stavo dicendo, va bene, ok, diciamolo. Dopo l'Egitto, dopo Clash Egitto, che chi mi segue sa, Clash ha una sezione di League of Legends, oltre che di tanti altri, una community egiziana. Esatto. Ora abbiamo anche ampliato le nostre sedi spagnole, abbiamo un team di League of Legends amatoriale anche in Spagna. Che milita in quella che può essere considerata come una sorta di Serie C. Sì, sta partecipando a un campionato che è l'IAS, che è, diciamo, non è ancora iniziato, però comunque è una specie di seconda divisione B, per così dire, di Serie B.2. Cioè, nel diciamo senso che è un campionato proprio... che porta alla Serie B. Sì, un campionato che dà punti per la Serie B, ma a cui non partecipano le migliori squadre della Serie B, ok? Perché la dividono in tanti modi diversi. Esatto. E al contempo partecipa anche agli eventi che danno punti per il circuito Tormenta, che è la Serie B spagnola. Per cui sì, attenzione però che in Spagna c'è una divisione molto netta, perché mentre Superliga, che è l'IRL, che è il campionato, è pro, la Serie B spagnola, che è una... non è neanche una vera Serie B, diciamo, pensano di farla diventare forse una Serie B, ma al momento è il campionato amatoriale che fino al 2019 sicuramente, perlomeno, poi si vedrà che cosa vogliono fare, non dà accesso alla Serie A. Quello anche perché che nulla fa... dà accesso alla Serie A, cioè l'LVP non è open. Non è open, esatto. In Spagna c'è... perlomeno fino ad ora, ripeto, poi magari vogliono cambiare le regole, un'altra storia. Vediamo. Non si retrocede dalla Serie A, è tipo un franchise, per così dire. Sì. Ma è un campionato che coinvolge tantissime squadre e tantissimi giocatori, che oltretutto ha delle regole molto strette riguardo l'utilizzo dei giocatori. Non si possono utilizzare giocatori che hanno giocato in nessuna IRL nell'ultimo anno, per dire. Per cui è totalmente dedita allo sviluppo di nuovi giocatori. E è un campionato che va così, che è molto seguito, che fa tante cose. È allora, bello, questa è carino. In Spagna. In c'ha 18 LAN, per dire. Sì, praticamente sì. In Francia c'è la Serie A, la Serie B e la Serie C. In Francia c'è una Serie B che, a quanto mi è stato detto, da una delle squadre che ci partecipa e che mi auguro possa vincere, darà anche accesso alla Serie A. Ah, potrebbe. Anche il campionato francese fino a questo momento in franchise. Fino a questo momento è stato così. Cioè, esatto. Vediamo come, e invece come sarà. Le leghe simili a quella italiana, cioè se noi prendiamo quelli che sono in terza fascia. Come le noi, leghe piccole, dici, non credo abbiano seconde divisioni. Magari hanno altri eventi, altre cose. Esatto, bravo. Cioè in ogni caso, cioè non hanno una Serie B, nel senso non hanno un campionato cadetto. Però magari hanno altre competizioni che permette di avere una scena più lunga. Per un periodo che non so se è ancora così, per il Nordic no, ma non ce li hanno più, Fabio, i singoli campionati. Esatto, c'è un campionato gestito dal Dreamhack. Però prima avevano, ogni nazione faceva il suo campionato, quindi campionato finlandese, danese, poi tutto quanto per andare nel campionato Nordic. Allo stesso modo ho visto che i Balcani a un certo punto hanno fatto i campionati o dei tornei nazionali, e poi c'erano squadre albanesi, bulgare, eccetera eccetera, che si giocavano l'accesso a IBL. Però non so se è ancora così o se hanno cambiato. Questo l'ho visto di sicuro, perché ho visto delle partite proprio, ma c'è da capire se è ancora così oppure se hanno fatto dei cambiamenti. Però c'è qualcosa c'è che comunque si muove. Qualcos'altro, perché cioè, se noi prendiamo in questo momento il PG Nationals, o meglio non è questione di PG Nationals, è questione della scena competitiva italiana di League of Legends. Le competizioni sono un mese PG Nationals, un mese PG Nationals in estate, quindi abbiamo tre mesi all'anno di competizioni italiane di League of Legends. Poi
non si sa ogni volta in che parte dell'anno, ma comunque poi c'è anche Red Bull Factions ogni anno, e che comunque in un certo senso aiuta, cioè non è il campionato, non è un IRL, non è un campionato che molto spesso viene considerato competitivo, ma semplicemente non per la qualità dei giocatori o per l'impegno dei giocatori, ma per il formato, che non è quello ufficiale, diciamo, competitivo, però è chiaro, è un evento Red Bull, può gestirlo come meglio preferisce, e secondo me è un torneo che ci sta, perché non puoi fare ovviamente 12 mesi di tornei tutti uguali, tutti gli stessi, tutti con la testa bassa e i paraocchi. Ci sta a cambiare ogni tanto, innovare. È come se fosse una sorta di All Stars un po' più lungo, con un regolamento differente, e secondo me ci sta, cioè serve anche quello tantissimo alla scena. E tra l'altro sì, il torneo di Seku, perché 4-4, quindi non gli si può dire nulla su questo. Però appunto, se noi andiamo a, mettiamo un attimo da parte Red Bull Factions, che è un evento a sé, sì, è una cosa molto particolare. 3 mesi su 11, quindi non considero il mese in cui c'è il Red Bull Factions, abbiamo 3 mesi su 11 di competizioni, e gli altri 8 mesi che fanno i giocatori? Le squadre, cioè, partiamo dalle squadre, cioè le squadre dovrebbero mantenere un team per 8 mesi quando i giocatori giocano solo 3 mesi. E tutto il resto del tempo li paghi lo stesso per fare cosa? Questo è un punto da cui, cioè è uno dei punti da cui partono le squadre, giustamente. Ma i giocatori stessi. Da cui partono i problemi, oltre i problemi, sì, da cui partono i problemi. Vedi, Thunder Wheeler, esatto, economicamente insostenibile, è così. Esattamente. Ciao K-Frost, ciao. Guarda Plati, serve sì, sono d'accordo, anche perché altrimenti si crea sempre più una distanza fra chi c'è e chi non c'è. Se chi non c'è non può fare niente a livello di competizione, il solco obbligatoriamente si ingrossa, obbligatoriamente, ma anche in termini di giocatori, Saint infatti funziona esattamente così, cioè per questo split molti giocatori hanno iniziato, cioè scusate, molte squadre hanno iniziato a fare i contratti ai giocatori dal 22 gennaio, primo giorno di PG Nationals, al 15 marzo, ultimo giorno di PG Nationals, fine. E non dà, questo è un metodo che non dà stabilità nel lungo periodo, non dà un orizzonte temporale molto lungo, molto ampio, mantiene tutto su una scena molto contratta, per così dire. Secondo allora Plati, no, si... no, sei no. Io personalmente, per come la vedo io, coinvolgerei molto più gli altri, molto più i piccoli, anche perché in questo modo riesci a dare un'esperienza anche allo staff, a dei coach, a dei manager, a delle persone che possono sfruttare questa esperienza. Poi se vedi che fai fatica, sì, se vedi che fai fatica, ci sta anche di inserire, di prendere delle squadre e farli inserire delle academy, che è comunque un'esperienza formativa anche per gli staff. Però come vedi, Axel SPV ha detto una cosa intelligente con un bel XD in fondo, ma che secondo me è molto intelligente, cioè Z, Adriatic Walls, HG, Drops, questi sono solo alcuni nomi di squadre. Sì certo, scrivimi tranquillamente, non ci mancherebbe altro. Sono alcuni nomi di squadre che sono, diciamo, state ghettizzate dalle competizioni. Ok, nel senso, no, non ho esagerato ovviamente, ma che nel senso non hanno avuto competizioni per cui con cui confrontarsi. Ce ne sono altre, cioè non sono solo quelle, Mangust è bravissimo, ce ne sono tanti, cioè già siamo arrivati a 5 nomi che abbiamo, cioè, qui mentre stavamo cazzeggiando. Pensa quante org ci sono, Darkzone, ci sono CS Italia, mi viene in mente per esempio, che sono un team che ha partecipato, ce ne sono tantissimi, ci sono tanti tanti team, The Tower, tanti tanti team che hanno partecipato ai qualifier, perché nei qualifier quanti team c'erano? 16? Una roba del genere, che poi spariscono, cioè nel tempo Redshift, nel tempo Brescia Esports, sì un sacco, nel tempo Asura, bravissimi, vedi quanti ce ne sono, pieno, team che sono obbligati ad avere un ciclo di vita che dura 2 settimane, cioè 2 settimane, ragazzi, che cosa devi fare con 2 settimane?
Che ci fai? Un mese? Allunghiamo il ciclo vitale? Diciamo che il qualifier è annunciato il mese prima. E poi? E poi rimaniamo tutti quasi con un fico secco, praticamente. Perché poi solo due, se va bene, due vanno, salgono, ma anche gli stessi che avevamo l'anno scorso, avevamo Drops, avevamo gli HG Esports, che comunque non sono org malvagie. No, attenzione, ma qualcuno diceva, ma allora facciamo diventare il campionato italiano a 10, non risolve. No, anzi, il campionato italiano principale, secondo me, dovrebbe diminuire. Non aiuta. L'ho lanciata la quasi provocazione, nel senso, secondo me, bisognerebbe passare a 6 squadre e farla un po' più chiusa, in modo da dare stabilità alla scena competitiva più di elite, supponiamo. Però serve, non è che deve rimanere sola, serve anche ovviamente un circuito di serie B. Cosa metteresti in palio? Lati, in palio per il PG Nations, ad esempio, c'è solo l'EU Masters praticamente, e il contributo di PG per quello che fanno le squadre in termini di contributo editoriale e altro. Guarda, stai facendo tante domande che sono sicuramente sensate, cioè nel senso capisco il punto, capisco che si voglia un quadro quanto più possibile preciso, però secondo me in questo step sono difficili da definire, perché ci sono tante cose da cui dipendono, perché il problema cos'è? Le fai tutte streamate, tutte castate, sì, ma chi le organizza? Chi ci mette i soldi per fare sta cosa? Capito, sono tante cose che dovrebbero andare a seguito di alcuni primi passi e poi si definisce. Ma io direi che bisogna anche, cioè, ci dovremmo addirittura accontentare. Adesso la sto buttando la grossa, capito? Dire, ma no, la qualità degli streaming è quello che è, ma homemade, cioè io mi streamo il mio, tu ti streami il tuo, sarebbe già roba, cioè già poter competere, sarebbe già roba. Poi il resto delle cose, col tempo e con l'interesse, verosimilmente, se tutto va bene, crescente nei confronti della scena, si può andare a migliorare, si può andare a sistemare, si può fare tutto. Sì, io direi facciamolo, perché è importante farlo. Poi dopo capiamo come rendere la cosa sostenibile. Cioè, nel senso, lo facciamo sostenibile, nel senso che non ci sono grossi investimenti di mezzo. A meno che qualcuno non decida di farlo bene. Ma già sarebbe buono averlo. Poi se l'organizzazione può fare di più, ancora meglio, bene. Certo, quello è ancora meglio. Ancora meglio, ma già passare da niente a ce l'abbiamo, secondo me, è già... No, cioè, già dichiararsi felici. Ma ovviamente non bisogna farlo tanto per farlo, questo mai. Bisogna farlo... No. Come si può. Inizialmente come si può, basta che sia funzionale a quello che ci serve, esatto, per la crescita della scena. Poi i dettagli, le cose, tutto quanto dopo. E questo, vedi, quello che dice Fabio, cioè ci sono un sacco di player, ma ne conosco anche qualcuno, qualche player e qualche coach ogni tanto mi scrive in privato e io purtroppo non posso essere di grande aiuto, mi chiedono cosa fare. E che gli dici di fare? Cosa fai? Plati, che fai? Tu che l'hai vissuto la situazione recentemente, che sei entrato nella scena da poco, devi sperare che qualcuno ti dia fiducia, anche se non hai esperienza, devi sperare di cose, purtroppo chi vive sperando spesso non fa una fine, non fa una bella fine. Qualche volta va tutto bene. Esatto. No, stavo dicendo, Plati, tu hai vissuto, sei entrato nella scena recentemente, ok? Abbastanza recentemente. E è molto complicato, stavo dicendo, che io ho tante persone, giocatori e coach, che mi scrivono e mi chiedono come entrare nella scena. Ma è difficile. Devi trovare qualcuno che ti dia fiducia.
Ovviamente c'è da fare gavetta, ma questo anche se ci fosse un altro campionato, perché per l'amor di Dio. Quello vale per tutti i campionati, esatto. La cosa che suggerisco è come creare degli agganci. Ok, sì, ok. Però così, allora, capisco, ma se diventa agganci, come già parzialmente è, perché è normale che sia così, perché quando sei noto hai il nome e tutto, così però si perde talento. Vero. Perché c'è qualcuno magari molto bravo che però non ha grosse skill sociali in termini di crearsi agganci e fare altre non cose. È mai semplice, magari, esatto. Come magari c'è qualcuno non tanto bravo con grosse skill sociali e trova posto prima e meglio di quelli più bravi di lui magari, per cui meritocraticamente parlando è sempre meritocrazia, perché sempre di una skill parliamo, però non di quella di cui abbiamo particolarmente bisogno. Questo è, cioè questa è la situazione. Quello che dico io spesso è: mettetevi alla prova con diversi livelli, per cui partendo dal basso. Sì, ma dov'è il basso? Non c'è, questo è il problema. O meglio, c'è se te lo crei in casa, perché in casa te lo puoi creare il livello basso, ma non ti... addirittura, ad esempio, forse il Clash da questo punto di vista può essere un primo step. Ok, ci sto, sì. Mettiamola così. Però non può essere sempre il Clash, cioè ci vuole sempre qualcosa, uno step superiore. È impossibile pensare di poter passare dal Clash al PG Nationals. In mezzo ci vogliono degli altri step, degli altri scalini da passare. Sì, sì, ma è così. Ti posso fare da assistente, ma magari... magari Plati è così, tu sei stato molto largo in tutta questa situazione, ci vuole anche fortuna, Plati, non tutti ce l'hanno, e ci vuole anche, bisogna anche darsi il giusto tempo. Tu hai scalato relativamente velocemente tutte queste cose, bisogna anche darsi, c'è chi ha bisogno di più tempo, c'è chi ha bisogno di commettere più errori che non vadano a precludere degli investimenti importanti di un'azienda importante, che ci sta, ci sta. Hai sbattuto un po' il muso questo split, ma no, io non la vedo così. Secondo me questo split hai fatto quello che dovevi fare. Di quello era difficile. Oh, poi punto di vista mio personale, cioè che ti dovrei dire, io sono nella scena da tanti anni, pensa a quanto forte ho sbattuto io, però è come dicevo, c'è che ognuno ha un obiettivo all'interno della competizione, che non è per tutti vincere, perché non può essere così in nessuno sport, non puoi avere 10 squadre che vogliono tutte vincere. Vero. Anche perché altrimenti una raggiunge l'obiettivo e gli altri si buttano si buttano dal ponte tutte quante. Delle volte ottieni devi lavorare per un risultato, delle volte devi lavorare per un altro. Io penso che quello che potevi fare questo split lo hai fatto. Poi a volte ho fatto fatica a capirti, adesso stiamo parlando e ci stiamo dicendo le cose tranquillamente, a volte ho fatto fatica a capire il filo logico di alcune tue scelte, a volte sì, però guardandole da fuori è sempre bello e facile fare il critico da fuori, no? Quando non sai qual è la situazione dentro è tutto semplice. Però sono bravissimo in questo. Io fossi in te sarei soddisfatto della prima esperienza. Poi tu ovviamente devi... Magari lui lo è un po' meno, lo capisco benissimo. Però ti capisco e devi giudicare te stesso, ma sii obiettivo nel giudicare te stesso, non essere troppo duro. Io ho fatto fatica a capire alcune draft, sì, ma anche mie probabilmente ho fatto fatica a capirne alcune, ma ci sta, Fabio, ci sta, perché infatti una delle cose di cui parleremo domani è ancora pubblicità sul mio canale di Twitch. Qual è il canale? Sequar. Quindi twitch.tv/sequar. domani, sì, esatto, domani Carmen Joyce, sì. Sai già l'orario? Domani... Non ancora, sarà domani... Mattina, pomeriggio, sera? Verso le 10 di sera. Ok, perfetto. Perché ho da fare... Ciao, Taba, sì, Carmen Joyers. Vedi, Taba lo sa che abbiamo fatto delle scelte che magari... che magari... vedi, Reddit lo dice,
fatto un bel upset, ci sta, cioè è giusto guardare i lati positivi delle cose. Taba lo sa che abbiamo dovuto fare delle scelte a un determinato punto del campionato che magari non sembravano ottimali a chi... Ah, c'è l'EVC? Non lo sapevo ci fosse l'EVC. Di che? Domani sera Clash Royale, se non sbaglio. Ah, Clash Royale. Vabbè. Potete... Ripeto, ragazzi, esiste il multistream. Guardare multistreaming e via. Non ci vuole niente. Oppure vi comprate due monitor, due computer, da una parte mettete uno, mettete l'altra. Ci sono momenti in cui io ho una cosa sulla televisione, una cosa sul computer, una cosa sul cellulare e una sul tablet, perché magari devo vederle tutte e quattro. E impazzisco, ma questo è un altro discorso. Hai ragione, cioè quando hai iniziato avevi un obiettivo preciso, ma io... Certo. Ma io ti dico, datti tempo per raggiungere gli obiettivi. Esatto, non c'è alcuna fretta. Cioè, Sequoia è qui e da diversi anni. Cinque anni. Ormai ho passato 5 anni nelle gaming app. Perfetto. Quanto? Quest'anno mi hanno proposto un campionato diverso, di partecipare con degli obiettivi diversi da quelli che erano i miei soliti obiettivi. E tu ti sei messo comunque in gioco. Perché negli ultimi 4 anni... ho giocato per vincere, poi non ci sono riuscito, soprattutto nel 2019 non ci sono riuscito, però ero abituato ad avere un determinato obiettivo. Per me questa esperienza nuova, e adesso qua la butto così potete tutti lanciarmi i pomodori, questo campionato qua mi ha fatto crescere tanto, perché ho fatto un'esperienza che per me è diversissima da quello che ho fatto fino ad oggi. E ho potuto certo, imparare non penso che tante cose nuove. Mi è capitato di perdere più di 10 partite. Ho potuto imparare tante cose nuove, come gestire delle situazioni a cui non ero mai stato. Non avevi vissuto prima, sostanzialmente. Non avevo mai vissuto. Io non so, cioè, 5 sconfitte di fila, io non sapevo cos'erano. Ma nemmeno 3, forse. Nemmeno 3, no. Forse 2 una volta. Sei arrivato a 2 forse un po' di volte, 2 una volta, sì. Esatto. Però nel senso. Sembrano sciocchezze, ma partecipare a tante situazioni, capire tante cose diverse, lanciarsi in diverse... È crescita, anche quando si perde, anche quando è difficile, è sempre crescita. Esatto. Signori miei, è con queste parole di saggezza che Sewar ci ha fornito oggi, ma soprattutto con tutti i dati che ci ha portato a disposizione, direi che è arrivato il momento di salutarci. Io in realtà continuerei per anni e anni a parlare, ma ci sono anche altri impegni, altre cose da fare, purtroppo. Quindi vi rimando però sicuramente allo streaming di Sequoia domani, che sembra essere verso sera. Comunque domani sera lo metterò sul Twitter. Allora non streamo io domani sera, così lascio spazio a Sequoia. E invece io volevo chiedervi, magari qualcuno della chat lo sa, prima di salutarci, volevo chiedervi adesso se io volessi ma fare un raid o un host, un raid più che altro, qualche altro streaming, come minchia si fa? No, dovrei vedere chi c'è app e poi fare una specie di slash raid o qualcosa. Qualcuno sa i comandi di Twitch? Devo ancora imparare queste cose, devo ancora fare il primo step su Twitch di fare 7 giorni al mese. Addirittura. Se ci lavoriamo questo mese sui 7 giorni al mese. Con la media di 3, raga, non lasciatemi solo. Ti bravi, devo fare media di 3 view. Ok, ragazzi, pare che sia slash raid qualcosa. Raidiamo caps, ragazzi. Raidiamo caps in 30. Alla fine vince Pisa e Trulian. Ma potrebbe essere. Chi c'è app di italiano invece in questo momento? Vediamo un attimo, magari da chi potremmo andare. Non c'è nessuno, penso, forse. Non è l'orario migliore per gli italiani per fare streaming, a quanto pare. Non saprei, ragazzi. Forse c'è la Guidi app, attenzione, è vero. Se mi dai il canale ci accendiamo volentieri. Aspetta che lo cerco. Avete il canale della Guidi? Io credo di no. Cioè, l'ho vista, ma non mi sto ricordando come si chiama. Mi era arrivata la notifica. Non gioca ad Apex Legends, credo. Non è Guidi, no. Questo è Guinea, tra l'altro. Mi è arrivata la notifica prima che era andata up, però poi... Ragazzi, se avete il canale della Guidi, eccola qua, Guidi 1X, è up in questo momento? Se è up, andiamo tutti dalla Guidi, lasciamo un follow, vediamo se effettivamente...
Ma forse non è. No, aspetta. Questo... L'ultima trasmissione 2 minuti fa. Ma no, che sfiga, però. Dai, non è più. Che là, sfiga. No. Vabbè, volevo andare da. Andiamo da Paolo? Andiamo da Paolo. Andiamo da Paolo, questo ragazzo. A questo punto. Non vedo da nessuno. Paolo. Se vede qualcuno app, ma non vedo nessuno in questo momento app di. Di particolare. E allora, niente, andiamo. Il canale, se non sbaglio, è semplicemente Paolo Idolo. Sì. Andiamo da Paolo, andiamo a salutare, gli diciamo tanti saluti da Deugemo, che lui mi odia perché ogni volta gli spoilerò i rumor dei team in cui è o in cui vorrebbe andare o tutto quanto, però sono stato gentile, questa volta non ho spoilerato il fatto che avrebbe joinato i Clash, stavolta non sono stato buono e tranquillo. Bravo, bravo. Ogni tanto ci vuole, bisogna dare ogni tanto la carota, ogni tanto il bastone, giustamente, giusto, per tenere i rapporti giusti. Prima di raidare Paolo ed andarlo a salutare da parte di Deugemo e Seguar, ringrazio ovviamente Alessandro per essere stato qui con noi questa sera. Grazie, grazie a te per l'invito e a tutti quelli che sono stati con noi e che ci hanno fatto compagnia. Mi raccomando, dalle 18 PG Esport, ci sono i quarti di finale, fino a tardi stasera. Credo domani, sì, domani e dopodomani, esatto, domani e dopodomani, una best of 3 al giorno, zio Seguar vi racconta che cosa ha visto. Visto, potrei vedere cose che i comuni umani non hanno mai visto probabilmente. Grazie mille a tutti per averci seguito e andiamo direttamente a questo punto da Paolo. Buona serata a tutti, buon PG Nationals, buon esports a tutti, ciao ciao a tutti. Ora penso che sono andati, si va right now, credo di sì. Ah no, non ho ancora, è vero, devo fare right now. Sì, perché non ho capivo che sì, devo sì, fare right now, ragazzi. Di silenzio, è molto imbarazzante. Va bene. Cringe, esatto. Data così. Oh, devo imparare anch'io, Era la prima volta. Andiamo. Questo era il mitico Xiaomi. Esatto. Andiamo. Siamo andati. Che forse stavolta ce l'ho fatta. Non lo so. Potremmo. Sì, sì. Sì, sì. Deugemo sta facendo un ride insieme ad altri 20 utenti. Ero quindi già teoricamente... Sì, siamo a posto. Perfetto, ok. Ti saluto Deugemo, perfetto. Allora, stacco lo streaming a questo punto da qui.